Ora visto che so, ecco, arriva anche l'assessore, Donà, ehm, sì, segretario, se vuoi fare l'appello. Buonasera, Giorgi, Bidin, Brini, Codromaz, Doborgazzi, Donà, Germano, La Placa, Pasquin la Sì. Prati Tegil Clementi Fanotto Marosa Santini Sì. ha mandato una mail è assente perché all'estero. Perfetto. Mignando. Ok. Zoccarato. Allora dichiaro aperta la seduta e ricordo a tutti che siamo in diretta streaming. Punto 1 all'ordine del giorno, comunicazioni del sindaco. Comunicazione delibera di giunta numero 72, prelevamento dal fondo di riserva per pagamento fornitura e servizio idrico integrato del CAC, la somma di 5.530,48 per consumo acqua impianto base. Eh, il periodo che copre ehm, dal 27 di febbraio 2020 al 19 febbraio 2024. Comunicazione delibera di giunta numero 37, prelevamento dal fondo di riserva. 526,55 euro per sostituzione di un frigo presso la casa anziani, 4.000 euro per riparazione del proiettore digitale presso il Cinema City e 5.000 euro per ripristino dei dispositivi antincendio sempre all'interno del Cinema City. Poi leggo al Consiglio... E rendo edotto il consiglio di eh, una comunicazione, una segnalazione che è arrivata in data primo marzo da parte dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, che scrive al comune di Lignano e al sindaco, oggetto segnalazione in merito a possibili profili anticoncorrenziali riguardanti il rilascio delle concessioni demaniali a uso turistico-ricreativo nel comune di Lignano Sabbiadoro, richiesta di informazioni. L'autorità nell'esercizio della propria attività istituzionale, a seguito di una segnalazione, sta approfondendo le modalità di rilascio delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo nel comune di Lignano Sabbiadoro. Dalle informazioni disponibili è emersa l'esistenza di una deliberazione della giunta comunale del 29 dicembre 2023 numero 371 Recante affidamento delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo, integrazione dell'atto di indirizzo. Con il documento in questione, il Comune, nel richiamare la legge 118 del 5 ottobre 2022 e i successivi interventi in tema di proroghe delle concessioni demaniali marittime, delibera di dare indirizzo al dirigente competente di sospendere temporaneamente la pubblicazione dei banti di gara, Comandandone la pubblicazione entro e non oltre la data del 20 agosto 2024 e di prorogare il termine di scadenza delle concessioni in essere fino a nuova assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Premesso quanto sopra, al fine di acquisire elementi conoscitivi necessari per la valutazione del caso, si chiede di voler fornire entro dieci giorni dal ricevimento della presente le seguenti informazioni. Copia della delibera della Giunta Comunale del 20 ottobre 2023 numero 301, copia di eventuali strumenti di pianificazione come ad esempio piano dell'arenile e regolamento di gestione del demanio marittimo o le attività intraprese dal Comune al riguardo. Informazioni di dettaglio in merito alle concessioni censite nel territorio comunale, indicando inoltre se nel Comune insistono aree ancora non gestite in concessione. Le attività svolte sulla base della predetta delibera numero 301-2023 fino all'adozione della sospensione di cui è la delibera 371-2023. Informazioni di dettaglio in merito ai criteri specifici che il Comune intende adottare nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica che erano in corso di indizione. Indicazioni precise in merito alla dichiarata volontà di procedere all'eventuale revisione dei criteri di cui è la delibera 301-2023. Il cronoprogramma che il Comune intende seguire per le assegnazioni delle concessioni demaniali marittime, tenuto conto dell'indirizzo fornito al dirigente competente, di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara entro e non oltre il 20 agosto 2024. Ogni altra documentazione utile e ogni altra attività intrapresa riguardo il rilascio di concessioni demaniali marittime nel Comune. L'amministrazione ha eh, risposto. Buongiorno, scusate non vi avevo visto, ero presa dalla lettura. <ride> Abbiamo risposto a quanto richiesto dall'autorità garante la quale in data 28 2024 a protocollo ha inviato la chiusura del procedimento oggetto possibili profili anticoncorrenziali derivanti dalla deliberazione della giunta comunale numero 371 del 29 dicembre 2023. Nella propria dunanza del 26 marzo 2024 l'autorità ha esaminato una segnalazione inerente all'approvazione delle deliberazioni in oggetto, disponendone l'archiviazione. Tenuto conto della decisione del Comune di voler adeguare le proprie procedure per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ai principi di trasparenza, e imparzialità, rispetto della par condicio e tutela della concorrenza, derivanti dalla disciplina e dalla giurisprudenza nazionale unitaria. Tuttavia, alla luce delle informazioni raccolte, l'autorità ha ritenuto di svolgere al Comune di Lignano Sabbiadoro le seguenti osservazioni. Innanzitutto, con specifico riferimento ai criteri di cui il Comune intende avvalersi nei bandi, l'autorità ritiene condivisibile l'impostazione di seguire i criteri indicati dall'articolo 4 della legge 118-2022 e dalla giurisprudenza amministrativa. A riguardo, tuttavia, l'autorità ritiene opportuno ricordare al Comune le restrizioni di natura concorrenziale che possono derivare dal requisito inerente alla capacità tecnica e professionale, laddove tale criterio non preveda la possibilità che l'esperienza e la professionalità in questione siano state maturate dall'operatore anche nello svolgimento di attività extra concessione. Il requisito relativo all'attività e all'esperienza acquisita anche in rapporto all'utilizzo delle concessioni quali prevalente fonte di reddito, infatti, potrebbe essere considerato ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato. Analoghe criticità emergono in caso di un eventuale inserimento tra i criteri selettivi di un diritto di prelazione a favore del concessionario uscente, come indicato nell'articolo 10 della legge regionale numero 15-2023. Tale criterio infatti riproduce il diritto di insistenza già previsto dal testo dell'articolo 37 del codice de na della navigazione, oggi abrogato, in quanto incompatibile con i principi comunitari di parità di trattamento, eguaglianza, non discriminazione, adeguata pubblicità e trasparenza. In merito alla durata, al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, l'autorità rileva che le concessioni dovrebbero avere una durata limitata, commisurata al valore delle concessioni e alla sua complessità organizzativa. Gli investimenti dovrebbero essere proporzionati alla durata della concessione, la quale a sua volta non dovrebbe cedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e un'equa remunerazione del capitale investito. A tal fine si ricorda che il valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, può essere posto a base d'asta nella successiva procedura selettiva. In tal modo l'esigenza di rimborsare i costi non recuperati, sopportati dal concessionario uscente, risulterebbero compatibili con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti. Infine, per quanto attiene alla tempistica dello svolgimento delle procedure, tenuto conto del crono programma fornito, l'autorità ritiene necessario sollecitare il Comune affinché tutte le procedure selettive per l'assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l'assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024, informando tempestivamente l'autorità in merito agli sviluppi delle attività propedeutiche al rispettamento delle procedure in questione. Tanto premesso si auspica che codesta ente tenga in massima considerazione quanto sopra esposto. Si ringrazia per l'attenzione riservata allo svolgimento dei progetti. I compiti istituzionali quindi questa archiviazione di fatto eh, attesta il buon operato dell'amministrazione se volete tutto agli atti chiaramente ritenevo opportuno informare il consiglio punto 2 all'ordine del giorno approvazione verbali dal numero 1 al numero 20 della seduta del consiglio comunale del 27 2 2024 favorevoli Contrari? Astenuti? Punto 3 all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 41 del 15 febbraio 2024 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2024-2026. Variazione numero 7, 8 e 9, 2024. Allora, sono riferite all'importo di una variazione di 350 euro per maggiori spese di personale coperti con minore spese correnti che sono riferite al potenziamento del servizio archivistica in quando abbiamo iniziato la sistemazione dell'archivio comunale, la previsione di assunzione di un dirigente in area tecnica, il potenziamento che vogliamo sviluppare l'ufficio statistica e quindi la previsione di una figura categoria C e D. L'ufficio turismo che eh, ha visto il pensionamento de, del suo storico capo ufficio e approfitto per scusarmi perché nel festeggiamento che ha fatto una decina di giorni fa non ho potuto essere presente perché avevo già degli impegni eh, precedenti fuori Lignano, ma insomma avrò modo di, di recuperare. E poi ambiente e ecologia, la previsione di una figura C, servizio politiche giovanili, sempre una eh, figura C insomma, e altre. Poi c'è una variazione di 15.500 euro per spese per commissioni, concorsi e selezione che vengono coperte con minori spese di personale e 4.100 euro. Ma, eh, che sono eh, indeni, eh, la corresponsione delle indennità di ordine pubblico al personale di polizia locale eh, che viene compensata con maggiori entrate eh, trasferimento statale per le indennità di emergenza Covid. Dovrebbero essere tutte, no? Ci sono. Prego. Buonasera, grazie per la parola. Faccio una piccola riflessione che vorrei condividere con eh, il resto del Consiglio e anche con i cittadini a casa. È un po' un cappello introduttivo perché in realtà l'argomento riguarderà diverse variazioni che andremo ad analizzare nell'arco della giornata. Allora, il prelievo che finanzia sostanzialmente la cifra più grossa di queste variazioni, cioè 350.000 euro, avviene da un capitolo... Che si chiama eh, Concorso Obiettivi Finanza Pubblica Regione fvg anno 2024, Restituzione, Compensazione e Fiscalità Immobiliare. Io ricordo nell'analisi del DUPA a dicembre eh, gli 8 milioni 870 mila euro che fanno capo a questa restituzione di ex gettito IMU. Abbiamo appreso che per un milione e due rientravano nella cosiddetta disponibilità del Comune, quindi in sostanza esiste un patto con la Regione per cui. Quello che il comune dovrà restituire alla ragione è di una cifra inferiore per 1.200.000 euro. Quindi rimane come una sorta di libero utilizzo senza specifiche destinazioni. Ora, al di là, cioè, nello specifico, anche su questi 350.000, solo un'osservazione, io mi sono resa conto che da dicembre ad oggi eh, le spese legate alle risorse umane hanno trovato diverse modifiche con significative implementazioni anche a livello di istruttori categoria D. Quindi questi 350 mila nell'anno 24 ci viene in soccorso il capitolo eh, del gettito che non dobbiamo più dare alla regione, mi chiedo negli anni futuri poi è un problema da analizzare, nel senso che andrà a erodere la, spe la spesa corrente in qualche modo dell'ente, pur riconoscendo che sicuramente... C'è ampia diritto a capire qual è il sistema migliore per far funzionare il comune. Detto questo, siccome è un capitolo che consente delle libertà, mi chiedo eh, se il cittadino poi condividerà le scelte fatte che non riguardano magari anche un, una devoluzione in senso di minore tasse applicate o minori percentuali applicate o cose di questo tipo. Poi mano a mano magari vedremo altre cose. Questa era la riflessione che volevo condividere. Grazie. Consigliere Fanotto, voleva intervenire? Beh, riagganciandomi un attimo anche a quello che ha sottolineato insomma, il consigliere Zoccarato rispetto a questo primo, in realtà terzo punto all'ordine del giorno. Allora, cioè io vedo che siamo praticamente agli inizi di aprile. E in questo consiglio comunale siamo a ratificare eh, già la 42esima variazione di bilancio. Quindi, dall'inizio dell'anno, dall'approvazione del bilancio, ci sono state già 42 variazioni. E cioè, dico, io posso fare una considerazione: che qui eh, la programmazione legata al bilancio. Risulta essere carente perché non è possibile che, insomma, siamo a tre mesi di esercizio finanziario e ci sono 42 variazioni. È vero che alcune sono di recepimento di entrate, di trasferimenti regionali che. Dico, non si sapeva, sono arrivati e giustamente si deve fare la variazione la costituzione di un nuovo capitolo. Però ce ne sono alcune, come appunto sottolineava il consigliere Zoccarate, che sono specificatamente oggetto di questa ratifica che riguardano il personale. Allora dico, ma nel documento unico di programmazione, probabilmente, che è allegato a al bilancio bisognava fare delle valutazioni diverse perché queste urgenze oggi... Di insediare ad esempio un nuovo dirigente quando avete mandato via quello precedente e nel vostro programma dirigenti di area tecnica non erano previsti, voglio dire, quindi adesso, sì, mi pare che sia una scelta eh, che fuoriesce dai binari della vostra originaria programmazione, questa. Eh, secondo, dico, ma allo staff adesso dico, ci sono assunte sei persone, di cui anche una. Insomma, responsabile mi pare un po' tantine se poi si va a sommare che c'è collegato lo staff del sindaco anche l'ufficio stampa e in più sarà oggetto di una successiva variazione l'esperto comunica cioè di comunicazione. Dico. Mi pare anche qui una scelta di programmazione poco condivisibile e che probabilmente doveva trovare il suo sviluppo nell'ambito... Della programmazione principale di un comune che è quella legata al bilancio e al documento unico di programmazione. Anche al CED sei persone. Dico, mi pare anche qui un po' tantine. Eh, più c'è stata deliberata recentemente una riorganizzazione della Giunta, mi pare proprio l'altro giorno, no? Una riorganizzazione della macchina amministrativa con la costituzione di nuovi uffici. Cioè, mi pare ecco, che. Questi sono provvedimenti che non confluiscono in una visione generale dell'ente comune, ma che vengono spinti da considerazioni estemporanee, no? perché manca, cioè se uno vuole dare un'organizzazione, un approccio organizzativo, deve condurlo come ragionamento all'interno prima del DUP, poi del bilancio e poi del PIA. Ecco, questo è perlomeno quello che oggi secondo me doveva essere fatto e che non viene fatto. Quindi a seconda delle varie istanze degli uffici si risponde positivamente perché fortunatamente avete anche le risorse per andare a, a, a finanziare queste anche nuove assunzioni. No? E quindi, però sono esigenze che secondo me non è che provengono tanto da un vostro pensiero quanto da richieste specifiche di determinati uffici, salvo appunto fare adesso la scelta del dirigente di area tecnica che mi piacerebbe sentire qual è la motivazione, insomma voglio dire, visto che eh, originariamente si era deciso di non dotare eh, la, la pianta organica di figure dirigenziali, perlomeno questa era stata la vostra eh, valutazione programmatica originaria. Sì, allora rispondo subito. Intanto eh, il numero 41 è la deliberazione di giunta comunale, la variazione sono 7, 8 e 9, non 41. Il numero delle variazioni di bilancio, queste qui sono i numeri 7, 8 e 9. Poi eh, gli incrementi all'interno... All'interno eh, dello staff dell'ufficio CED hanno eh, invece seguono una logica specifica, ovvero eh, sono stati inseriti momentaneamente all'interno dello staff, perché non era prevista in pianta organica la figura, ma adesso la prevederemo e quindi verranno spostati, sono, è sta, è stata assunta, sono state assunte verrà istituito fondamentalmente il controllo di gestione. È già, st già stato istituito con delibera. Sì, L'ultima giunta l'abbiamo trovato, no? ecco. Per cui non avendo ancora in pianta organica la struttura di fatto del controllo di gestione, le due persone che sono e controllo di gestione che dipenderà direttamente dal sindaco sono state momentaneamente eh, ehm, inizialmente inserite nello staff e adesso verranno spostate nell'apposita sezione propria. Per quel che riguarda il CED, eh, l'avevamo già detto, abbiamo istituito l'ufficio statistica. Eh, che consegue all'acquisizione eh, eh, avviata l'anno scorso del, dei dati al, al, da una compagnia telefonica sulla base della quale poi eh, vengono ehm, certificate le presenze e sulla quale si vuole poi strutturare anche tutto il sistema di manifestazioni turistiche e calibrare quali ehm, quali effettivamente hanno una resa meritevole piuttosto che no, dati che ci sono anche stati chiesti eh, dal prefetto per, eh, nel momento in cui abbiamo già fatto il primo incontro per, di ordine pubblico per incrementare le forze dell'ordine dati che poi serviranno anche in un contesto di nettezza urbana e in tante altre procedure e servizi che il comune dà. Quindi queste sono assunzioni eh, non, come dice lei, motivate da richieste di uffici, ma che seguono invece un, eh, una logica specifica che è quella di riorganizzazione dell'ente. Primo fra tutti anche il controllo di gestione che eh, abbiamo eh, nell'arco di questo lasso di tempo ritenuto eh, fondamentale per riordinare sia il bilancio che, eh, che un sacco di altre procedure eh, all'interno della struttura. Per quanto riguarda la figura dirigenziale, è vero, inizialmente non, era nelle nostre, eh, non siamo partiti con l'idea di, eh, del dirigente. Poi, dato lo sviluppo dei eh, progetti che stiamo portando avanti e eh, anche il consenso da parte della Regione a numerosi di questi progetti, eh, la figura del dirigente nell'area tecnica diventa fondamentale perché sono eh, progetti eh, di portata eh, tale da richiedere anche la presenza di un dirigente. A questo aggiungo anche il fatto che eh, il Comune di Lignano, per eh, tutto ciò che offre tutto ciò che produce, tutto ciò che supporta, tutto ciò che un domani è giusto che diventi, adegui determinati uffici anche a livello procedurale perché ci sono procedure che... Ehm sono ferme a parecchi anni fa insomma e quindi il, 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 il controllo di gestione serve anche a una riorganizzazione eh, in questi termini e questo lo dico in un quadro complessivo mi dispiace eh, sindaco ma in realtà quello che lei ha affermato adesso eh, conferma in realtà quello che ho detto io prima, e cioè che manca totalmente la programmazione. Perché voi avete prima assunto la persona per fare il controllo di gestione e poi adottato la delibera di costituzione dell'ufficio, ma si fa l'esatto esatto contrario in realtà. Quindi dico, mi pare che siamo qua a inventarci un po' le cose, no? Eh, o anche adesso mi si dice, ma il dirigente serve. Serve. Anch'io ero convinto che servisse, per quello abbiamo adottato le figure dirigenziali, abbiamo noi modificato la pianta organica, costituendo la dirigenza che precedentemente non c'era nel comune. Ma politicamente voi vi siete esposti nel dire che avevamo sbagliato, che non serviva, che erano da valorizzare le professionalità interne. E invece adesso vi rendete conto che le procedure sono complesse e che hanno bisogno anche forse di maggiori competenze che non sono presenti all'interno dell'ente. Ecco, questo mi fa piacere che venga riscontrato tardivamente, ma che venga riscontrato. Ma politicamente è un po' debole la sua giustificazione perché smentisce quello che lei ha affermato in precedenza, sia in campagna elettorale e sia nel giorno di insediamento di questa amministrazione, nelle linee programmatiche che sono state esposte al Consiglio comunale sulle quali lei ha chiesto tecnicamente la fiducia. Quindi io rilevo che c'è un vizio di fondo che è un vizio di natura, non solo, diciamo, tecnico organizzativa ma soprattutto politica, e quindi non posso che palesare il mio voto contrario a questa eh, insomma, proposta di ratifica della variazione, perché di fatto insomma, dire, eh, smentisce quello che voi avevate promesso in campagna elettorale. In campagna elettorale non ho mai detto che non avremmo voluto il dirigente, e eh, eh, questo si impara anche strada facendo. Eh? Eh, ecco. E se ho espresso un parere sulla figura dirigenziale, non è stata sulla figura dirigenziale ma, ma su altro. Va bene. Boh, la mettiamo ai voti. Favo Ci sono altri interventi? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Punto 4 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 58 del 7 marzo 2024 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 24-26, variazioni di bilancio numero 13, 14 e 15. Allora, variazione di bilancio. Viene imputato al bilancio pluriannale 2024-25-26 la, la somma complessiva di 118.100 euro per, eh, al fine, <coughs> l'istituzione di un nuovo capitolo denominato attività di comunicazione esterna, al fine di avere una più ampia diffusione a carattere nazionale delle notizie legate agli eventi realizzati nel territorio. Questa è una figura che non ha niente a che fare con la figura della detto stampa, perché eh, la detto stampa è qualcuno che si occupa appunto della stampa locale. La figura del, della comunicazione esterna invece è, è legata a, eh, a una figura che eh, proprio per tutti i progetti eh, e le manifestazioni che eh, abbiamo intenzione di portare avanti, devono trovare pubblicità anche fuori dai confini regionali e quindi eh, per fare questo servono contatti di altra natura che una detto stampa eh, generalmente non ha e eh, quello che si vuole dare è diffusione a carattere nazionale come inserito nella delibera legati agli eventi realizzati nel territorio, così da aumentare la notorietà e la reputazione della città di Legnano Sabiodoro. L'altra variazione di 20.000 euro è relativa all'affidamento esterno della gestione delle violazioni del codice della strada per quanto riguarda gli stranieri, l'identificazione dei proprietari e dei mezzi esteri contravvezionati. L'altra variazione di 15.000 euro è eh, praticamente la, il contributo per le manifestazioni sportive Overboarder's Border, Marathon Lignano, Sabbiadoro Bibione, la sua prima edizione, l'incameramento del trasferimento eh, del, com del comune di San Michele al tagliamento. Non ce ne sono altre, mi pare. No. Ci sono interventi? Prego. Chi inizia prima? Per cavalleria, dicono. <ride> Grazie. E, mi riaggancio al discorso fatto prima, perché è un concetto che mi interessa ribadire, quindi del milione e due a disposizione dell'amministrazione si sceglie di assegnare 118.100, sebbene sui tre anni, all'individuazione di questa professionalità. E, se non ricordo male, all'interno anche dei fondi della tassa di soggiorno, mi risulta che esista già un'agenzia di comunicazione che forse poteva essere sfruttata anche a questo pro. Detto ciò poi mi interesserebbe capire perché non è mai precisato, eh, mi dispiace ma le richieste per noi consiglieri sarebbe fondamentale capire che cosa sta succedendo per alzare le manine in modo corretto e ravviso che molto spesso le richieste non contengono neanche i minimi elementi per poter capire bene quello che si sta facendo. Io sono abituato a leggere tutto. La procedura con la quale si individuerà questa professionalità non, non c'è scritta neanche nella, de, nella delibera di giunta 18 a cui si fa capo. Grazie. MEPA. Ah, la piattaforma. Oh, okay. eh, anche in questo caso, insomma, ricollegandomi. A quello che ha detto il consigliere Zoccaratto, no, perché cioè, questa delibera a me spaventa un po' per come è strutturata. E spaventa un po' per le seguenti ragioni. Con riferimento alla variazione dei 118 per tre anni, io vedo che c'è qui una triplicazione del servizio perché come giustamente ha sottolineato il consigliere Zuccarato, c'è una parte di risorse che viene utilizzata per fare comunicazione all'estero con uffici stampa esteri mediante i fondi della tassa di soggiorno in convenzione con Promoturismo FVG ed è da tanti anni che si fa avete la detto stampa che fa funzione di ufficio stampa e adesso utilizzate ulteriori risorse per trovare questo esperto di comunicazione che vorrei capire con che contratto viene assunto. Cioè questo è un incarico legato a un servizio, quindi un appalto ai servizi se andate sulla piattaforma. Eh, dico: ma vi rendete conto che ci sono tre soggetti fungibili tra di loro? Dopo andate voi a giustificare alla Corte dei Conti che in realtà l'attività che fa uno non può farlo l'altro. Ma io mi sono riletto un attimo la delibera di d'incarico dell'addetto stampa. Eh, cioè, voglio dire, una parte di quel contenuto è identica a quella che avete messo giù oggi come prestazione di servizio. Quindi non so io se è il caso di eh, triplicare la spesa. S questo per quanto riguarda la variazione del 118. Per quanto riguarda invece l'esternalizzazione del servizio delle notifiche estere eh, legate alle sanzioni da codice della strada di cittadini stranieri, dico scusate un attimo, no, ma fino all'altro ieri chi lo faceva il servizio? Lo faceva la polizia locale. Bene, perché nella delibera non c'è la motivazione che risulta carente la professionalità interna per dare un incarico? Esterno perché sapete, questo comune con la giunta del Zotto è stato condannato dalla Corte dei Conti. Qualcuno lo saprà, no? Per l'esternalizzazione del servizio delle buste paga perché è uno scandalo. però dico scusa: la Corte dei Conti, la Corte dei Conti, che ragionamento aveva fatto all'epoca che di punto in bianco l'amministrazione decide di esternalizzare un servizio che precedentemente era stato fatto internamente non aveva giustificato che comunque la professionalità era assente, quindi dico, se l'ha fatto fin l'altro giorno si presuppone che lo possa continuare a fare, quindi perché devo esternalizzarlo? Cioè, o ci sono le ragioni o non ci sono le ragioni, se ci sono le ragioni devono essere declinate, motivate, esplicate all'interno del testo della delibera, no? perché altrimenti... Se c'è un sindacato della Corte dei Conti su questo, io so che ci va giù pesante, cioè <ride> rileva la sussistenza di un danno erariale. Quindi io, sinceramente, dico queste cose anche in notica collaborativa per evitare insomma, che qualcuno si vada a far male dopo. no? Queste però sono mie considerazioni. Dopo politicamente, ritenete che sia tutto corretto, sia tutto giusto, vada tutto bene, siete convinti della bontà anche della proposta, ok, allora se, ognuno si assume le proprie responsabilità. Io voterò contro e voi voterete a favore. Però mi sentivo, insomma, di far presente queste considerazioni. Grazie. ho eh, no. espresso in questo momento dal consigliere Fanotto allora la, la scelta eh, tra l'altro eh, se fosse stata di eh, non adeguatezza del personale a svolgere tale compito non sarebbe emersa con una variazione di bilancio ma sarebbe stata prevista ben prima la scelta è stata fatta e purtroppo mi, mi potrebbe essere carente nella nella, nella sostanza il contenuto di quanto espresso nel documento ma eh, riguarda eh, i canali ufficiali attraverso i quali si ottenevano i dati allora eh, una normativa europea recente prevede l'impossibilità di dare e attingere i dati attraverso le informazioni tra Land o paesi esteri a semplice richiesta di coloro che devono eh, diciamo, procedere con eh, l'attività di verbalizzazione e di recupero del credito. Noi abbiamo eh, un pacchetto di eh, sanzioni da dover in qualche modo poter eh, recapitare a tutela dell'ente che deve comunque attivarsi per poter in qualche modo incassare quanto è emerso e le tipologie del, eh, diciamo di eh, sanzioni non sono tutte uguali. In particolar modo quelle dei divieti di sosta sono una tipologia di sanzione che non è prevista eh, poter essere eh, oggetto di richiesta presso eh, gli enti esteri. Abbiamo fatto un chiarimento presso il Ministero dell'Interno. Facendo un'ufficiale richiesta di chiarimento sulla procedura da utilizzare, il Ministero non ha risposto alla nostra richiesta e abbiamo ritenuto di iniziare a eh, stanziare diciamo a prevedere i 20.000 euro ed, eh, per attivarci eh, nella ricerca di una eh, ditta che potrà in qualche modo, come succede in molti comuni, recuperare il credito e provvedere alla verbalizzazione anche nel rispetto della privacy e della procedura che viene utilizzata, perché ricordiamo che anche su quella eh, che era utilizzata ci sono delle, delle questioni che sono modificate nel tempo e non sono più possibili fare in quella modalità. Grazie. Sì. Prego. Sì, quale rappresentante della lista Obiettivo Vivilignano esprimo le mie perplessità eh, in relazione a questa eh, variazione eh, soprattutto in relazione eh, agli importi relativi eh, al famosa attività di comunicazione esterna. Allora, qui eh, parliamo di 32.100 per l'anno 2024, 43 per il 2025 e altri 43.000 per il 2026. Eh, per un importo totale di 118.000 euro, eh, eh, per eh, individuare e attribuire un, a questa figura, diciamo così, le cui competenze o eh, i cui compiti futuri sono un po' nebulosi a mio parere, forse per eh, un, un mio limite personale, ma in realtà quando mi si viene detto che eh, si devono spendere 118.000 euro nell'arco di due anni e mezzo per... Eh, per un comunicatore esterno, a fine di dare diffusione delle notizie legate agli eventi realizzati nel territorio, mi sembra veramente un po' troppo. Anche perché, come eh, è già stato so sottolineato dai consiglieri Fanotto e Zuccarato, eh, ci sono già del, del, delle figure che si occupano in sovrapposizione di questa attività. Vi eh, devo dire che peraltro prima quando eh, è stata esplicata l'attività che andrà a svolgere questo comu comunicatore esterno si parlava di un'attività rivolta a... Eh, diciamo così eh, rendere dotto a livello nazionale eh, eventualmente il possibile turista dei progetti che vengono sviluppati qui su Lignano ma in realtà il comunicatore esterno deve essere una figura per dire eh, quanto siamo bravi ecco, deve essere una figura eh, una de um, deve essere una figura che eh, valorizza diciamo così, Lignano dal punto di vista turistico più. comunque dal nostro punto di vista noi riteniamo che sia è proprio nebulosa questa, questa figura soprattutto proprio il tipo di attività che verrà eh, attribuita quindi dal nostro punto di vista c'è un voto contrario e aspettiamo di vedere concretamente che cosa poi eh, andrà a fare questo soggetto che verrà incaricato grazie va bene ci sono altri interventi sì, un secondo. Sì, mi aggancio. Intanto, a nome di Pensieri Liberi, anticipo che il voto sarà contrario per quanto già detto. In più, avevo un'ultimissima domanda per l'assessore Portello. Se mi chiarisce magari un attimo il meccanismo di creazione di questo fondo: 20.000 in entrata, 20.000 in uscita, si basa su un previsionale di multe non riscosse degli anni precedenti, i 20.000 in uscita saranno tutti assegnati alla società a cui si esternalizza, indipendentemente dal quanto riuscirà a riportare a casa in percentuale, cioè capire un po' meglio, visto che appunto come ha detto anche lei dalla richiesta non si desume nulla, se ce lo spiega a voce, grazie. Eccomi qua. Allora, per spiegare al quesito eh, del consigliere Zoccarato, allora al momento eh, la, diciamo, alcune delle ditte che abbiamo individuato eh, poter essere quelle che potrebbero svolgere questo servizio per l'ente, prevedono di essere eh, pagate solo sull'incassato. Quindi questa è la prima, la prima discrimine col quale abbiamo eh, agito nel poter in qualche modo individuare coloro che possono aiutarci, anche perché il non incassare quegli importi, lei capisce bene che anche quello può essere oggetto di eh, controllo da parte della Corte dei Conti o del non essersi attivati per poterle riscuotere. No? E diciamo che vi sono alcune difficoltà procedura procedurali che non sono ancora state eh, diciamo, vagliate, eh, come tecnicismo, soprattutto per poter scartare quelle che non possono essere incassate in nessun modo, in quanto non mh, abbiamo anche. diciamo eh, previsto l'importo adeguato a quelle che abbiamo eh, da dover per questa eh, diciamo prima dell'estate da dover provare a riscuotere per l'ente quindi l'importo è proporzionato sarà solo per la parte riscossa eh, però ehm, Diciamo che ci sono alcune ancora da, da valutare perché abbiamo qualcosa anche che è stato pagato ma non è facilmente attribuibile perché nei pagamenti spesso il nome non corrisponde alla targa, la targa non corrisponde al nome, quindi c'è qualcosa anche che non è di facile individuazione. Per quello contiamo di poter dare a loro l'elenco anche di queste. E eh, previo un vaglio nostro sul poi l'azione, ehm, il secondo step dell'azione, in maniera di non fare la, il tentativo di riscossione su quelle che hanno una dubbia egibi ehm, egibilità. Comunque tutto in fase ancora di perfezionamento. Grazie, ci sono altri interventi? Una domanda sempre all'assessore Portello. Allora, qui eh, si afferma appunto che ehm, si vuole affidare la gestione delle violazioni eh, per quanto riguarda gli stranieri perché non si è in grado di, eh, diciamo così, individuare eh, i proprietari dei mezzi esteri. Questo è un primo problema perché, eh, perché, una volta individuato il proprietario del mezzo estero, in realtà poi bisogna passare alla fase 2, cioè raggiungere questi soggetti e poi, nell'ipotesi in cui questi soggetti non dovessero pagare, bisogna anche curare l'esecuzione all'estero. Allora, volevo capire se in questo servizio è compreso anche il recupero all'estero. Eccomi qua. Per rispondere al consigliere Clementi, ecco, l'azione di, eh, diciamo di recupero e anche eventualmente eh, tutto il procedimento fino ad arrivare all'incasso è tutta prevista all'interno eh, diciamo del, del contratto che diamo di affidamento eh, rispetto al servizio che è stato richiesto e quindi per l'ente è un costo certo, cioè fin dall'inizio sappiamo che prevede sia l'inizio del procedimento per portarci alla conclusione, senza costi aggiuntivi, e proprio quella scrematura a metà del, del procedimento è prevista per evitare di sborsare dei denari su, eh, diciamo, atti che non possono essere in qualche modo eh, portati a conclusione. Però non è che possiamo fare dieci interventi a volta. Sì. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. No, 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 no. lei può farlo e lo faccio fare per par condicio, è giusto, ci mancherebbe, no, però insomma, cerchiamo di concentrare in un unico intervento le domande. Sì, sì, sì. No, ho capito però. Allora, la domanda è questa. Ma in media, visto che dite... Dobbiamo recuperare no, queste, e abbiamo questa difficoltà di individuare il soggetto al quale notificare la sanzione. Perché cittadino estero? Beh, dico quanto abbiamo perso di gettito nei scorsi anni? Perché se c'è questo problema di recupero, quanto è il gettito perso? Primo. Secondo, quello che lei ha detto. In ultimo, in risposta al eh, consigliere Clementi, non è vero, perché la procedura di esecuzione forzata per recupero della sanzione è impossibile all'estero, in quanto non esiste nell'ordinamento europeo la cartella unica ancora oggi, quindi bisognerebbe seguire il diritto dello Stato di appartenenza del cittadino. Ma voglio vedere io ad andare a incaricare un legale per andare a fare l'esecuzione forzata, l'eventuale pignoramento. Quindi quello che voi in questo momento ecco, state studiando per, da esternalizzare come servizio è la mera notifica della sanzione amministrativa legata alla violazione del codice della strada. Quindi che è il primo atto, quello che deve essere no? notificato dove c'è chi la riceve dopo. Cioè il, trasg il trasgressore, deciderà liberamente se pagare spontaneamente oppure dice no, non pago. Se dice non pago, ma voglio vedere il comune a recuperare coattivamente quell'importo lì, sostenendo i costi di una procedura estera. Quindi verificate bene quello che state facendo, eh? La ringrazio per le precisazioni e sicuramente le dico, eh, come ho specificato prima, eh, la il, il contenuto del contratto non è ancora definito perché le difficoltà non sono poche. Addirittura ad avere un conto corrente dedicato per poter fare queste pratiche. Quello che le voglio dire è che non è stato perso nel passato tutto ciò che si poteva incassare, ma le ricordo che c'era la possibilità di raggiungere, di individuare. I soggetti. Ad oggi queste banche dati non sono più accessibili. Quindi noi abbiamo il dovere di tentare di portare a casa per l'ente tutto ciò che è possibile. Eh. Bene, se non ci sono altri interventi, la mettiamo ai voti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Punto 5 all'ordine del giorno, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 69, 15 marzo 2024, aventi ad oggetto variazione di bilancio di previsione 2024-2026, variazione di bilancio al numero 16 e al numero 23. Assessore Donà. Buonasera, trattasi di una variazione che riguarda interamente i lavori pubblici, in parte c'è... Tutta la prima parte è legata a un riordino finanziario di contributi in essere e la seconda parte invece c'è una parte di nuovi investimenti. Allora, la prima voce pari a 1, 2, 18, 7, 50, è data dal riordino di due finanziamenti regionali di 750 e 4, 68, 7, 50, di cui abbiamo chiesto alla Regione di erogarli al posto che in conto capitale in un'unica soluzione. Quindi qui c'è capitolo entrata, capitolo in uscita e, e sono interamente contributi regionali. Sono legati all'ampliamento dello stadio Tegil eh, di cui i lavori dovrebbero partire, spero in, eh, in autunno e anche la voce successiva, cioè 200-250, è dovuta a un contributo regionale sempre legato allo Stadio Teghi, di cui noi abbiamo dovuto per, eh, per bando mettere una parte, cioè 50.000. Quindi c'è entrata, uscita e 50.000 con i fondi del GSE e quant'altro, vorrebbe battere più o meno eh, intorno ai 2.350.000 euro. Poi c'è eh, il contributo eh, legato all'ex eh, Arena Alpe Adria, eh, ottenuto al tempo dell'amministrazione Fanotto, a cui abbiamo chiesto, attraverso una legge speciale nell'ultimo bilancio regionale, di unire, unire eh, tutti i fondi di cui avevamo disposizione, che una parte erano legati a concertazione, un'altra parte erano legati appunto a vecchio finanziamento. Faccio fatica scusate, a sentire. Ecco, grazie. E, e quindi li abbiamo accorpati in un unico capitolo di pari a 8.900.000 euro, con cui abbiamo già definito insomma, tutto con la, con la regione. Manca solo il decreto, ma intanto siamo andati avanti e abbiamo predisposto il, il capitolo in, in, in ingresso. Poi c'è eh, manutenzione eh, straordinaria di eh, fontane, eh, di cui, con, con il problema che abbiamo insomma, un po' in tutto il territorio. Abbiamo riscontrato diversi problemi, quindi stiamo cercando di far fronte a livello economico a tutte queste nuove migliorie e aggiornamenti. Poi ci sono eh, in entrata e uscita i decreti aiuti, una parte sono quelli legati all'aster al vecchio progetto delle ciclabili Aster, eh, il, lo Stato ha, dato, eh, ha conferito al Comune di Lignano 234.000 euro, di cui 4.000 sono dati eh, per Piazza Gregoruti e un'altra parte invece per le ciclabili del, dell'Aster. A seguire eh, gruppi di, di continuità di tre edifici, 5, 2 e 1, eh, per il parco Hemingway l'arena al peadri e l'autostazione quindi tre capitoli per sistemare i gruppi di continuità, collaudarli e quant'altro manutenzione straordinaria faro rosso abbiamo messo i primi 40.000 euro per cominciare un'idea di progettazione su questo mi voglio anche un po' dilungare e stiamo cercando chiaramente allora per l'estate 2024 ben poco si può fare perché rispetto a quello che è accaduto durante l'amministrazione Fanotto, se non ero nell'anno 2019, mi corregga se sbaglio, la situazione è notevolmente peggiorata, tutta la testa dei pali si sono in qualche modo mangiate, sgrittolate, si è ulteriormente danneggiato e insomma in linea di massima adesso stiamo cercando di fare un ragionamento ampio con la Regione, con cui vorremmo portare a casa chiaramente la, la concessione del faro e eh, ristrutturarlo una volta per tutte a un'altezza diversa da quella attuale con materiali che garantiscano insomma, nel tempo una maggiore durabilità quindi ci, ci sembrava una follia spendere altri circa 380.000 euro per eh, sistemare il faro sapendo, essendo coscienti che la linea di galleggiamento, insomma, la linea di, di, di sopraelevazione del faro è eh, troppo bassa rispetto ai cambiamenti climatici che abbiamo in corso. Quindi questi 40.000 euro eh, sono un inizio va bene, per cominciare a fare un ragionamento. Stiamo cercando di stimare a grandi linee quale potrebbe essere il, il costo del rifacimento totale con materiali anche non più ligni. E del, del, di tutto il pontile e faremo le verifiche poi chiaramente al momento opportuno metteremo al corrente il Consiglio Comunale. Quindi questi al momento eh, sono lì e qualora ci fosse la necessità cominceremo magari con eh, in, non sapevamo quanto batteva il progetto, quindi abbiamo messo un importo per cominciare a fare il piano di fattibilità tecnico-economica. Poi c'è il tema delle casette dell'acqua, che è un tema legato al patrimonio. Abbiamo deciso di, dare, eh, di acquistarle con un prezzo una tantum eh, da Kafka, è un prezzo che vale per tre anni. Dopodiché, insomma, eh, in base al, al tipo di, di ragionamento che vorremmo fare per la gestione. Eh, costruiremo un rapporto definitivo con CAFI. Intanto costa 7.000 euro una tantum per i primi tre anni di cui loro si traranno tutti gli introiti e faranno anche le manutenzioni. Poi ci sono 45.000 euro in partenza di stagione per le eh, aiuole in generale, sia nuovi lavori di lavori pubblici, sia lavori straordinari che eh, dovremmo fare. E per chiudere i 15.000 euro sempre per arredi e necessità dell'ultimo minuto legate all'inizio della stagione. Grazie. Prego. Sì, allora la variazione di per sé, le, le singole variazioni direi che sono abbastanza complesse. Eh, lei è passato dritto su alcuni punti che forse meritano un attimo di attenzione. Le affronto uno alla volta, dopodiché magari lei se mi risponde gentilmente. Rispetto alla variazione di 1, 2, 18, 7, 50 comprendo l'aver unificato dei contributi ventennali esistenti, vedo che da decreto della Regione il quadro economico complessivo batte a 258-750, quindi con un cofinanziamento da parte del Comune di 300.000 euro. Immagino che questa fosse una quota già prevista, non ho visto delle specifiche nel piano triennale delle opere rispetto al DUP, quindi prima domanda. Mancano l'appello 640.000 euro, ma comprendo della lettura del decreto, del decreto, che evidentemente erano già stati incamerati, quindi 640.000 euro al, al tutto. Magari se ci dettagli anche un attimino di che cosa si tratta, perché non è che si riesca a capire un granché di quali sono i progetti in atto, prima cosa. E idem vale per i 250.000 no? di cui parlavamo rispetto alla direzione cultura invece sport, che parla proprio di bando. Per favoreggiamento di sport ad esclusione di calcio e rugby. Quindi mi interesserebbe capire. Poi vengo al dunque, è andato un po' dritto sulla questione degli 8 milioni e 9. Bene, eh, la legge regionale consente la devoluzione di quei due originari contributi da 4 milioni e da 1 milione e 9 destinati all'arena, che peraltro nel DUP comparivano nuovamente a dicembre, e la legge è di dicembre. Quindi, per quale motivo già non, non dirlo quella volta? Qual era la destinazione da dare, mentre invece io nel DUP continuo a trovare la copertura dell'arena come una delle opere presenti. Ma al di là di ciò, a me interesserebbe capire anche un'altra cosa. Questi 8 e 9 arrivano per 5 milioni e 9 da quei due decreti della regione, per 3 milioni da una legge regionale, sempre di dicembre del 23. Ora però pongo una questione. L'articolo 44 e 45 a cui si rifà quella concessione lo vorrei leggere a favore proprio di. Di cittadini su domanda, quindi le risorse sono concesse su domanda dell'ente locale da presentare alla struttura regionale competente in materia di turismo entro 60 giorni dall'entrata eh, in vigore della presente legge. Corredata da una relazione illustrativa, un quadro economico dell'opera nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione. Allora, state variando 3 milioni di euro. Con tra l'altro una delibera che viene portata in Consiglio per ratifica. A me risulta di non aver mai visto degli atti passare in Consiglio a cui eh, eventualmente questa delibera di variazione dovresse, dovesse, dovesse ritenersi meramente applicativa di un atto più sostanziale e che specifica che tipo di opere si vanno a fare, qual è il quadro economico, cioè qualche dettaglio in più. Insomma, non sono proprio due lire. Oltretutto mi domando, senza un decreto di concessione del contributo a che titolo viene iscritta la posta in entrata? Perché il, la concessione del contributo non ho dubbi che ci sarà, però prevede la presentazione di tutta una serie di cose che noi qui oggi non vediamo. A questo aggiungo, di norma c'è un dettaglio di quella che è l'urgenza no? che impone l'adozione della delibera da parte della Giunta e non da parte del Consiglio. Io questa urgenza rispetto a questa cifra non l'ho trovata. Non c'è scritto da nessuna parte qual è la motivazione dell'urgenza. Quindi se qualcosa ci vuol dire di più. Idem vale per trasferimento Ministero di Infrastrutture e Trasporti accesso al fondo adeguamento prezzi, va bene, ok, però anche qui nella nota esplicativa per cui si porta la variazione l'attenzione del Consiglio io trovo scritto eh, richiesta risorse richieste e allora le domando ma sono richieste o sono anche stanziate perché prima di variarle la cautela vorrebbe che fossero assegnate anche qui peraltro l'urgenza non è specificata idem vale per le casette dell'acqua l'urgenza non c'è non c'è una motivazione che giustifichi l'urgenza e quindi la ratifica da parte del consiglio Idem vale per le aiuole, le aree verdi di cui parlava prima, per 60.000 euro. Non sono state citate le due ultime variazioni, una del personale e una finanziaria del personale, di minore entità sicuramente, ma che riguardano sempre quello che si diceva prima, no? l'attuazione la, la, di questo servizio di programmazione e controllo eh, con una convenzione con la comunità riviera friulana per l'utilizzo di un dirigente. Grazie. Non sapevo se l'assessore voleva già rispondere al consigliere Zoccarato oppure eh, insomma no, fare un, una risposta unica anche a eventuali ulteriori domande e interventi. Allora, questa è una variazione diciamo complessa che interessa, come giustamente sottolineato l'assessore Dumas, eh, i lavori pubblici. Eh, però eh, io cerco un attimo di razionalizzare, no? perché ci sono vari capitoli che vengono variati, finanziati, entrate eh, da trasferimento regionale, quello che mi sento insomma, di rilevare è eh, soprattutto un aspetto politico no? delle scelte, eh, cioè dico, questi 5 milioni e 9 erano destinati in realtà all'Arena Alpe Adria, quindi l'amministrazione li recupera perché rinuncia allo sviluppo di quel progetto e la regione converte diciamo, il contributo, fa una sorta di partita di giro ecco, che eh, permette di andare incontro alla richiesta dell'attuale amministrazione di finanziamento della città dello sport. Però io leggo qui che la domanda che è stata fatta per i, i lavori di realizzazione della città dello sport, che è lo stralzo, stralcio zero, primo lotto funzionale, chiude un quadro economico da 26 milioni e che, la domanda che è stata inoltrata eh, dal comune alla regione era di finanziare completamente l'opera, quindi 26 milioni sono stati richiesti. Dopo la regione giustamente eh, deve accontentare un po' tutti rispetto no, mh, alle esigenze, alle richieste che ci sono, no, quindi anche altri territori, però eh, devo dire, insomma, gira il contributo, perché per lei era una roba neutra, era già stato impegnato per il comune di Gnano, quindi rimane al comune di Ignano e sono circa 6 milioni 5 e E aggiunge altri 3. Quindi diciamo che arriviamo a 9 milioni. Però il primo lotto funzionale dice 26, no? quindi manca ancora una buona parte per chiudere il quadro economico. Allora l'assessore Donà, all'incipit del suo intervento, ha detto: Spero che i lavori partano nell'autunno 24 allo stadio, per la palestra, quindi ok, non per questa roba. Ecco perché volevo un attimo capire eh, dove si andavano a recuperare eventualmente le altre risorse e quindi poi anche tutta la procedura di gara. Mi pare un po' ottimistica, ecco la, la cosa, ma poco realistica. E poi dico: scusate, ma cioè, mettete dentro che stanziate 40.000 euro per la progettazione del pontile e motivate la competenza giuntale con l'urgenza delibera dicendo si deve dare avvio alla progettazione per cercare di ripristinare il faro per la stagione turistica 2024. Dopo l'assessore Donnà, nella sua illustrazione, dice: no, è impossibile per il 2024, no? E dico. Decidetevi eh, tra quello che scrivete e quello che dite in consiglio dopo, perché dico, avete detto eh, facciamola in giunta sta roba perché è urgente e quindi se è urgente eh, dopo non venite a smentire l'urgenza in consiglio, no? Eh, oppure siate onesti e dite "No, non la porto in giunta sta variazione, la porto direttamente in consiglio perché non è urgente". Ecco, come è stato giustamente secondo me detto dall'assessore Donà. Anche perché questo presupporrebbe già avere un'idea un po' più chiara, no? E come è stato detto nell'ultimo consiglio, a seconda di quello che si sceglie, ci sono procedure diverse. Vogliamo fare la manutenzione dell'esistenza, c'è cioè una procedura, vogliamo modificare tutto. Il pontile, alzarlo magari è una soluzione eh, insomma, che garantisce meglio no, la stabilità contro gli, eh, le avversità atmosferiche. Ecco, è chiaro che serve un'altra procedura molto più complessa, molto più lunga e forse anche molto più costosa no, rispetto alla manutenzione straordinaria. quindi insomma, mi pare sì, anche quella delle fontane, vorrei un attimo capire, no, perché qui si mettono. Mi pare 83.000 mila euro no? per il rifacimento delle fontane. Quali fontane? Perché se è Piazza Fontana, dico forse avevano più urgenza altre fontane da essere messe a posto, perché quella di Piazza Fontana perlomeno, dico, è, è stata rifatta, l'impianto era stato rifatto. Quindi dopo, dico, non so, recentemente perlomeno. Ce ne sono altre i cui impianti sono stati... Solo un po' più datati o, o comunque anche non, eh, insomma, non risultano esteticamente no, eh, in, in condizioni eh, gradevoli. E, e basta, insomma, ecco, queste erano le considerazioni che mi sentivo di fare su questa proposta di delibera che insomma, si recepisce chiaramente dei trasferimenti regionali, ma poi fa anche delle scelte no? Ecco, come quella. Che sta alla base di aver rinunciato eh, alla riqualificazione dell'arena alpe Adria con i soldi che erano già nella pancia insomma, di questo comune. Ci sono altri interventi? No, deve rispondere. Beh, devo dire che il consigliere Fanotto di fatto ha risposto a una buona parte delle domande che mi ha fatto il, il, il consigliere Zoccarato. Sì, sì, sì Le, vi spiego anche il motivo. No? Allora, andiamo con ordine. Innanzitutto l'ultima domanda che mi ha fatto il, il consigliere Zoccarato, che è quella relativa al, al personale. A seguire ne avrebbe parlato il, uh, il dottor Gambino perché eh, non è di mia competenza, quindi è giusto che lo faccia lui. Quindi non è che è stata dimenticata volutamente, ma è stata in questo momento semplicemente bypassata. Allora, la questione della, della degli 8 milioni e 9, innanzitutto c'è una cosa che non è precisa, consigliere Fanotto, che è questa, che i 5 milioni e 9. Lei dice bene, era la richiesta che avete fatto voi alla Regione, va bene, per avere la copertura del progetto dell'Arena Alpe Adria. Ma in realtà solo una parte di quello che lei dice è vero, perché in realtà sono i 4 milioni che voi avete ottenuto e il milione e 9 che abbiamo ottenuto noi che abbiamo destinato alla pescheria. Quindi in realtà... Il giro contabile è fatto su tre no? diverse eh, linee contributive. Una dell'Arena Adria, 4 milioni ottenuti da voi, 1 e 9. Che quando siamo arrivati per non perdere la concertazione, la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo preso il primo progetto qualsiasi che c'era nel cassetto, che era quello che avete lasciato. della uh, della ex pascheria e l'abbiamo presentato e ce li hanno dati e poi invece in maniera specifica va bene, abbiamo chiesto no, quello che ho vissuto io è così lei forse ha vissuto un'altra parte della vicenda ma... No, eh. ma quella che ho vissuto io eh, sì. va bene va bene ben vengano le interpellanze e le abbiamo spostate lì e poi ci sono i 3 milioni che sono sì. quelli legati all'ultima legge perché in realtà cos'è successo? che siccome l'iter della città dello sport era un iter abbastanza complesso e lungo, fatto di tante interlocuzioni e di tante fasi, noi abbiamo deciso volutamente di saltare la concertazione va bene, del 2023 per cercare di capire come la, la regione avrebbe potuto finanziare l'opera pari a 26 milioni e mezzo, come dice lei del primo lotto, ma dopo spiegherò anche cos'è il primo lotto, però perché bisogna essere chiari anche su questo e quindi abbiamo nella legge finanziaria abbiamo semplicemente chiesto di accorpare tutti e tre i finanziamenti e di dargli quella collocazione specifica e quindi in questa variazione non abbiamo fatto altro che accogliere quello che era già inserito in questa legge speciale di fine anno no? e che in qualche maniera va bene eh, abbiamo definito proprio con, con tutti gli uffici regionali e con gli assessori di competenza e che poi insomma è, è, di cui adesso stiamo aspettando il decreto. Ma tutta la documentazione va bene. Per hanno anche chiesto scusa alla Regione perché il decreto non è ancora arrivato, perché sono pieni fin qua di cose da fare. Tutta la documentazione è già stata presentata a fine febbraio. Quindi per noi l'operazione, così come chiesta dalla regione, si è chiusa, pari a 8 e 9. Allora, il primo lotto va detto in un contesto un po' diverso. No? Allora, il primo lotto per noi era la prima macro area di intervento. Legata alla città dello sport. Successivo è il ragionamento che a fronte di, eh, della progettazione che dovrà partire no, nei prossimi mesi. Andremo a fare dei lotti esecutivi, no? cioè 26 e mezzo non ce li danno in un'unica soluzione, c'è l'impegno da parte della Regione di finanziare tutta l'opera. Ma vi dirò di più. Cosa dicono? Che in base va bene, a alla progettazione, ai numeri esatti, perché noi la stima che abbiamo fatto di 26 milioni e mezzo, una stima interna degli uffici, no? non c'è nessun grado di progettazione che oggi dice che batte a quella cifra lì, okay? può essere 23, può essere 28, 29, non lo sappiamo, no? sarà anche cura in base alle scelte che farà l'amministrazione, scelte politiche su come organizzare quell'area quell e le priorità a cui dare e soprattutto i prezzi da pagare in sede espropriativa, capire qual è il vero quadro economico. Oggi, come dire, la sfera magica non, non ha nessuno. Abbiamo fatto una stima di massima. Allora, l'impegno è quello chiaramente da parte della Regione di far fronte a questa stima di massima. Nessuno ha detto che questa roba deve partire in autunno, sarebbe una follia. no? Cercheremo nei prossimi mesi di far partire la progettazione, il piano di fattibilità tecnico-economica dell'intera area per poi andare a decidere gli stralci funzionali, chiamiamolo pure del primo lotto. Okay? Quindi il primo stralcio chiaramente sarà pari al quadro economico di 8.9 e dopo in base ai finanziamenti che ci erogheranno andremo a definire gli ulteriori stralci funzionali. Per quel che riguarda invece il, il, pale, no, scusate, la palestra comunale, che è tutta un'altra storia, no? e, e forse la conosce meglio di me il consigliere Fanotto, perché il consigliere Fanotto è vero che ha lasciato insomma, tutti i finanziamenti, ma tutti i finanziamenti erano bloccati perché non potevano essere immediatamente impegnati. Se non. Allora anche lì abbiamo chiesto perché batte, batte a... 1, 2, 18 e non per l'intera cifra, perché sono stati accorpati i due finanziamenti pari a 750, 468, 750 e quindi sono... cosa diversa invece è il Triennale delle Opere Pubbliche va bene dove questa cifra poi andrà a confluire. Quindi sono due come dire, sfaccettature diverse. I 200.000 Abbiamo colto l'opportunità, e questa è proprio saper cogliere l'opportunità, di un finanziamento che è stato fatto, va bene? E che abbiamo spostato una parte delle opere nella parte posteriore della palestra, va bene? Finanziata dalla Regione per 200 euro, con un quadro economico a sé stante, di cui noi abbiamo messo 50.000. A me sembra un buon risultato, non mi sembra qualcosa di deplorevole. Poi ci sarà anche il contributo, eh, che però non è inserito in questo momento, del GSE, no? Oltre i 300.000 euro di cui lei ha fatto riferimento. Ma oggi io non posso raccontare la storia del triennale delle opere pubbliche perché quello forse è un altro tema. No? Io oggi mi fermo alle variazioni di bilancio e spiego queste perché sto facendo queste. Okay? Quindi andare a raccontare la storia dell'opera penso che sia un altro tema rispetto a questa delibera. Poi, se volete, vado giù, mi prendo il triennale delle opere pubbliche e raccontiamo la storia del triennale delle opere pubbliche, ma è una cosa un po' diversa. Bene, mi pare di capire che poi c'era, eh, ah sì, la domanda eh, legata del consigliere Fanotto, eh, legata alle fontane. Allora, consigliere Fanotto, è vero che lei ha fatto, scusi, un investimento importante su piazza Fontana, no? questo eh, è chiaro e evidente ed è, è sotto gli occhi di tutti. Però lei sa benissimo, e penso che la voce non sia arrivata solo a noi, che essendo quello il simbolo, uno dei simboli, no? perché questa città è una città abbastanza giovane e vive insomma, di pochi riferimenti che sono riferimenti storici, uno è il faro, uno è la fontana, insomma sono quelle cose. No? e consigliere Fanotto in particolare per esempio c'è il doppio filare di pinni del lungomare che è una delle cose che sta più a cuore ecco, della città bene. lei che conosce bene tutti questi riferimenti e insomma in qualche maniera li ha anche nel tempo utilizzati e cavalcati deve riconoscere che quella fontana lì, quella fontana storica nulla a che vedere allora a parte i danni che abbiamo in tutte le fontane di Lignano che sono veramente tanti Abbiamo tubi occlusi, fontane che vanno a metà, c'è di tutto, c'è di tutto. Abbiamo cercato di fare uno sforzo particolare per, sperando di esserci riusciti, no? perché poi la certezza non c'è, le spiego anche perché ne siamo coscienti, non è che siamo qua a raccontare la fiaba dell'orso. No? Adesso quella fontana lì va a 24 volte. È un problema modulare la portata dell'acqua con quel tipo di pompe. Allora noi abbiamo cercato di fare l'impossibile per ripristinare la storicità e quel punto di riferimento della città per quel che riguarda quella fontana. Che può piacere o non piacere, è una scelta di questa amministrazione cercare di dargli quel giusto decoro perché negli ultimi due anni... Il sindaco, qua può confermare, abbiamo avuto un fiume di lamentele. Un fiume. Su due cose abbiamo avuto un fiume di lamentele: sulla fontana e sulle eh, fontanelle del lungomare chiuse. Okay? chiuse Infatti, quest'anno non so quanti cubi di roba abbiamo tirato fuori. Da quella... E non intendiamo neanche ripristinarle no? perché non è decoroso che la gente si lavi i piedi sul lungomare. Ci sono gli uffici spiaggia per lavarsi i piedi. Mi piace che bevano sul lungomare. Se sono assetati, ci sono i, i, i nostri amati ciclisti che vanno a farsi la corsa no? in bicicletta, questi possono bere, però lavarsi i piedi eh, no? e scuotersi nelle mutande e eh, tutti i contenuti sul lungomare non mi va bene. Okay? Per questo motivo stiamo cercando di rimettere a posto queste cose. E io non so se ho dimenticato qualcosa, perdonatemi, ma... Eh, su, cioè, il segretario. Allora, sulla palestra comunale io vorrei capire a quanto chiude il quadro economico. Sì. sì. No, ma no, ma no, ma no, no, perdonatemi un attimo, no? Perché dico, voi dite, io parto in autunno con i lavori della palestra. Parto in autunno con i lavori della palestra. Giusto? Questo è stato detto. Bene. Quanto chi... che, che lavori? Cosa volete fare sulla palestra? Eh, ma allora non sono sufficienti le risorse che avete? Dovreste fa... Dovrete fare un'altra variazione per recuperare la differenza. Perché io ricordo il progetto che abbiamo fatto noi chiudeva, a causa anche dell'aumento costo materiale, eccetera, eh, quasi a 3 milioni. Eh. Eh, eh, quindi sì, manca un tocco qui di, di, di risorse. Quindi, non so... Dovete fare poi un'altra variazione e poi sulla base di quella fate la gara, immagino, no? se avete già eh, concluso l'iter progettuale. Se no, eh, in autunno non partite con quella roba. Tanto per insomma, dire... Ecco, poi sulla Fontana, dico, discutibile, anche a me sinceramente non è che sia piaciuta come è venuta fuori, no? però c'era un ragionamento dietro di Piazza Fontana, cioè di diminuire l'acqua, il consumo dell'acqua e, e, e le spese di energia, quindi il, quel sistema diciamo, idraulico nuovo era un sistema più ecologico rispetto a quello precedente che consumava di più sia acqua che di energia. Questa era il, la sintesi che, che ha portato a fare quel tipo di scelta. Sul resto però dico, visto che quella funziona, ce ne sono altre che magari avevano bisogno più urgenti di manutenzione, io avrei spostato queste risorse prima sulle altre eh, per non intervenire su una roba che è stata appena rifatta, no? Gustipus, non disputando un maest, però voglio dire non piace, d'accordo il simbolo, tutto quello che volete, ma secondo me ci sono no? delle urgenze, però questo è un profilo diciamo di scelta politica, di maggior priorità no? eh, rispetto a quelle scelte che avete eh, condotto voi ecco con lo stanziamento di queste risorse. Vorrei solo qualche considerazione su piazza fontana, io non so quale spinta ha, dat ha, ha dato all'allora eh, Capo Sezione o chi era lì per cambiare l'impianto, Un... sì, allora l'impianto nuovo funzionava tanto che per due anni credo che abbiano fatto 20 fotografie perché c'erano quattro pipinotti che tiravano su. E quello sopra tradizionale andava a 50 centimetri. Se questo è rifare una fontana o l'impianto di una fontana, mi consenta che non ci siamo ed è per questo che abbiamo messo, mi pare, 190 mila euro per rifare tutto il complesso di Piazza Fontana. Perché non era più l'attrazione, non c'era più niente. L Ho capito che lei ha risparmio altre scelte. E ovviamente noi abbiamo fatto questa scelta di ripristinare questo. Ecco. E sono contento e spero che funzioni come una volta, anzi meglio di una volta. Eh, perché non, lei non vedeva più, neanche quando era, era chiusa la piazza, gente che faceva una fotografia lì, contrariamente agli anni precedenti. Okay. Sì, relativamente all'altra prevista... no, semplicemente gli 11.500 euro è una... È... Certo. No. Riguarda il, il dipendente che eh, attualmente abbiamo previsto la precedente mh, variazione di bilancio, andrà a coprire la posizione di programmazione e gestione. E, attualmente siamo in convenzione con la comunità Riviera e quindi è una convenzione di 18 ore 50-50. Eh, 18 ore settimanali qui a Lignano, 18 ore in comunità. E quindi il costo è quello di 11.500 euro di rimborso alla comunità per le ore che vengono effettuate. Sì. Faccio una dichiarazione di voto: Pensieri Libera voterà contraria a questo punto all'ordine del giorno peraltro mi premeva solo fare un piccolo riassunto di quello che ha detto lei assessore se ho capito bene allora ci portate in ratifica una variazione per 8 milioni e 900 mila euro che di fatto per sua stessa missione non è urgente non c'è un grado di progettazione, è ancora da capire il quadro economico, c'è una stima di massima, non c'è il decreto di concessione, ci sarà un piano di fattibilità tecnica da cui stralci il primo stralcio 8 e 9 e questo Consiglio di fatto non ha ancora la più pallida idea di che cosa si intenda finanziare. Io lo trovo poco corretto. Allora, eh, riguardo la palestra, no, i conteggi che faccio io senza avere lo strumento del bilancio, perché non ce l'ho qua, quindi dovrei avere lo strumento del bilancio per essere preciso, ma nella variazione di oggi, nella prima pagina, viene riportato i 750, 468 e 640, di cui 1,218, 750 la variazione di oggi e il totale batte a 1,858, 750, poi ci sono i 200.000 della variazione successiva, più 50.000. Poi ci sono i 300.000 del comune e poi ci sono la parte del GSE che non è dato a sapere oggi quanto è perché dipende dalle opere che fai. Bene. Per quel che ha detto invece il consigliere eh, Fanotto, eh, il ragionamento eh, io ormai eh, su quella palestra lì ho visto le montagne russe, no? cioè in base ai preziari regionali, a come salgono, a come scendono il quadro economico cambia e muta di anno in anno, su questo penso che lei mi possa riconoscere, no? dal 2022 siamo nel 2024 e fanno le montagne russe, abbiamo avuto il picco nel 2023 e adesso sta scendendo di nuovo una parte, eccetera. bene, allora finché non chiudiamo no? il computo metrico definitivo noi non abbiamo la misura come in tutte le opere pubbliche, finché no? il professionista... Sì, partiamo con i lavori perché è molto semplice. Io batto a 2408750. Male che vada lo stralcio funzionale, io ce l'ho. Posso fare anche degli adeguamenti successivi. Ma il progetto è esattamente quello che avete lasciato voi, perché io, tranne in casi eccezionali, tendo a non buttare via magari il lavoro degli altri, no? tranne in casi eccezionali. Ecco. l'arena non era da buttare via, era da bruciare, sono stato buono, l'ho solo buttata via. No? Ecco, mi dispiace invece una cosa. Eh, consigliere Zoccarato che lei dica che è poco corretto no? e le spiego una cosa adesso le spiego una cosa però e questa se la scriva bene gli 8 milioni e 9 erano fondamentali fare la variazione a bilancio perché sennò gli uffici non potevano presentare le domande per avere l'accorpamento del contributo va bene in regione l'ha capito quindi no, noi dovevamo avere il una cosa alla volta, siamo qui, non c'è fretta, dovete andare via, sono le 18.27, stiamo qua ancora un attimo, no? non c'è nessuna agitazione, non è che ho ricevuto la telefonata da Houston che mi ha avvertito adesso. Piano piano metto a posto le cose, no? anch'io mi riordino le idee perché sa, è facile fare domande, però per rispondere bisogna anche avere il quadro della situazione e io piano piano, siccome ho 58 anni, rifletto e, e cerco di mettere a posto le cose. Questo era il motivo fondamentale per cui noi abbiamo dovuto fare quella variazione a bilancio mettere a posto tutto e presentare la documentazione entro 23 27 vada a controllare lei febbraio per avere va bene il riordino di questo perché c'era la lettera della regione che ci imponeva entro quella data di fare questa operazione economica grazie bene se non ci sono altri interventi la mettiamo ai voti favorevoli contrari astenuti Sì, a posto. E chiedo, visto che, eh, chiedo di poter ehm, sviluppare prima il punto 7, anticipare il punto 7 e poi tornare sul punto 6, siccome riguarda l'approvazione del regolamento eh, di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta rifiuti, c'è la presenza del dottor Casasola, qualora dovessero esserci domande, visto che poi deve andare via, chiedo di anticipare il punto 7. Se siete d'accordo. Va bene. Allora, punto 6: approvazione del regolamento gestione dei rifiuti urbani regolamento per la gestione del centro di raccolta rifiuti del Comune di Gnano Sabbiadoro. Illustro il Vice Sindaco. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Eh, cerco di andare rapido. Con il punto 7 all'ordine del giorno, intanto ringrazio insomma, per aver consentito l'anticipazione del punto. Eh, proponiamo l'approvazione di due regolamenti che sono, hanno già trovato chiaramente una discussione diretta e un'approvazione eh, presso la commissione ambiente preliminarmente del Comune di Lignano, appunto, eh, convocata il 14 marzo scorso. Vi era la necessità di modificare questi due regolamenti, in quanto il regolamento della gestione dei rifiuti urbani fermo al biennio 2007-2008 e conseguentemente vi era la necessità anche di procedere a un'integrazione e una modifica del regolamento per la gestione del centro di raccolta dei rifiuti comunale, in particolare dettati dalle modifiche normative che sono state apportate al decreto legislativo 152-2006 che disciplina la materia, dal decreto legislativo 116 del 2020 che quindi ha integrato fondamentalmente, ha rivisto anche sul piano proprio della, delle definizioni normative tanto il concetto di rifiuti quanto relativamente alle modalità di espletamento dei servizi oltre alle prescrizioni derivanti dal, dall'AUSIRE e dall'ARERA, le due autorità nazionale e regionale preposte ai controlli eh, rispetto alla gestione del servizio. E, come detto, la, le bozze sono state discusse eh, anche ovviamente in rappresentanza eh, tanto di maggioranza quanto della minoranza in seno alla Commissione Consiliare Ambiente e ci sono ovviamente delle novità che sono state inserite diffusamente, eh, al netto ovviamente di quelle previste e che sono state fondamentalmente imposte dalle, dagli interventi normativi. Io fondamentalmente li darei per letti anche ai fini di economicità della discussione e del dibattito, eh, approfittando della presenza anche del capossettore del dottor Casasola eh, per la parte tecnica. Qualora dovessero esserci domande o interventi correlati, insomma siamo... Siamo a disposizione della discussione. Ci sono interventi? Andiamo in ordine. Consigliere Clementi. Sì. Allora, C'è un'osservazione che volevo fare e che ho già fatto anche in commissione. Eh, allora, sono regolamenti. Eh, che devono essere anche facilmente applicabili e concretamente applicabili senza eccessivi disagi per, eh, per il cittadino anche perché evidentemente se il cittadino non ottempera quanto prescritto poi verrà sanzionato allora eh, c'è un punto che è l'articolo 19 che è quello relativo al verde da d'asfalci piccola potatura qui si introduce una Modalità, una variazione sulla modalità attuale, mi sembra, sulla raccolta degli, degli sfalci, ovvero eh, lo sfalcio può essere diciamo così, eh, conferito direttamente dall'utente eh, presso il centro di raccolta oppure in alternativa mediante la consegna al servizio a domicilio di ritiro rifiuti su chiamata da parte delle utenze domestiche. Allora, io qui mi chiedo, eh, posto che. Eh, gran parte delle nostre utenze domestiche sono mh, riconducibili a seconde case e eh, eh, le persone vengono nel fine settimana in cui notoriamente il centro di raccolta mh, mh, mi sembra sia chiuso, o meno sia aperto solo una mezza giornata. Io mi chiedo come farà eh, l'utente della seconda casa eh, che taglierà l'erba del proprio giardino a eh, conferire lo sfalcio posto che magari il centro è chiuso cioè deve aspettare fino a lunedì, martedì e chiamare qualcuno per, per consegnare lo sfalcio, cioè diventa veramente impercorribile questa, questa prescrizione. Poi c'è un'altra su cui eh, richiamo l'attenzione, che è l'articolo 39, che eh, è vero che eh, la neve qui si vede pochissimo, però, però effettivamente... Eh, ehm, è prescritto quanto segue il primo comma che in caso di nevicate con persistenza di neve e ghiaccio è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere alla pulizia dei marciapiedi per l'intera loro larghezza della cunetta stradale per almeno 20 centimetri di eventuali caditoie e tombini e all'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali allora qui anche qui mi ripongo di nuovo la stessa domanda eh, posto che gran parte del, 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 delle nostre strutture eh, residenziali sono seconde case, chi pensiamo possa, e, ed inverno ovviamente eh, sono disabitate, chi pensiamo possa ottemperare a questa prescrizione? Posso che le persone non sono presenti? Ecco, queste sono delle criticità che eh, vorrei eh, portare all'attenzione ehm, proprio perché. Rendono di fatto impercorribile eh, l'applicazione pratica ecco, di quanto si pretende eh, dal comportamento che è proteso dalla norma. Allora, queste modifiche eh, da come ho insomma, percepito al nostro regolamento di gestione. dei rifiuti sono dovute a un obbligo di legge. Però io, collegandomi all'intervento del consigliere Clementi e conoscendo un po', insomma, avendo vissuto le problematiche legate a questo tipo di servizio in una città turistica, mi pongo delle domande che rivolgo poi all'amministrazione. In particolare, cioè alla parte politica dell'amministrazione. Perché sapete, insomma, ma anche il consigliere Brini lo sa insomma, perfettamente: qui c'è il problema del fatto che, come diceva il consigliere Clementi, abbiamo tante seconde case, ma anche chi non ha le seconde case non taglia l'erba personalmente, la fa tagliare al giardiniere e i giardinieri raccolgono gli sfalci all'interno di sacchi che. Appoggiano, quando non buttano, dentro al cassonetto, li appoggiano in parte al cassonetto. E questo avviene anche con gli ingombranti: materassi, frigoriferi, eh, camere da letto, oli esausti, ecco di tutto e di più. Allora, dire oggi che come unica, o uniche modalità o c'è il conferimento in Eco Piazzola direttamente dal cittadino oppure deve chiamare e quindi concordare la data, diciamo, di eh, prelevamento del rifiuto, mi pare che eh, non eh, intraveda la soluzione che si invece concretizzerà e cioè una soluzione alla problematica che si concretizzerà e cioè la prassi. Perché tutti continueranno ad abbandonare in parte i cassonetti ingombranti, materiale di risulta e il verde all'interno dei sacchi. Quindi se le uniche due modalità previste dal regolamento sono quelle, concordare l'intervento da parte di MTF al recupero, oppure portare direttamente, se uno abbandona, che si fa? Lo lasciamo lì? O è previsto il servizio da parte di MTF? di raccolta di quel materiale là perché capisco poi l'individuazione del soggetto responsabile che dovrebbe essere sanzionato e anche quello è un altro aspetto problematico no? perché vai tu a capire la fototrappola, la fototrappola eccetera eh, cioè, io mi pongo dei problemi di gestione perché la teoria è una cosa no? e quindi va bene modifichiamo adesso il regolamento ma poi Oltre alla norma serve anche l'aspetto gestorio, no? quello pratico. Quindi io mi pongo il problema e, 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 e pongo questa domanda all'amministrazione. Cioè, se, come succederà, tutti lasceranno in parte ai cassonetti i rifiuti ingombranti e i sacchi pieni di eh, spalci, quelli lì, MTF li raccoglie o non li raccoglie? Questa è la domanda, perché se li raccoglie e quel servizio è coperto dalla Tari allora c'è una gestione complessiva e quindi le cose possono funzionare, se no viene fuori un disastro, ecco, però questo non batte tecnicamente con la regola stabilita dopo perché vengono date due possibilità, o il conferimento diretto o eh, chiaramente la chiamata. Ecco, tutto qui. Quindi forse c'è da affrontare anche questo aspetto no? nella disamina di questo tipo di punto all'ordine del giorno. Sì, Sono ancora, raccogliamo ancora un intervento. Consigliere Marosa. Sì, buonasera. Io un attimino per ribadire alcune preoccupazioni che avevo già sottolineato in Commissione Ambiente rispetto a questo cambiamento eh, di questi due regolamenti urbana, di nettezza urbana e gestione del coppiazzolo che derivano sì da questo 116 del 2020 e dunque già nella precedente... Eh, voglio dire, versione dei regolamenti era presente e eh, aveva portato ad un determinato stato d'essere. Quello che potrebbe essere generato da questo cambiamento ha ah, poi una piccola parentesi: forse non l'avevo detto anche in commissione eh, ambiente. Il fatto che non ci fosse il testo coordinato eh, faceva un po' emergere questa difficoltà nel paragonare eh, il testo precedente a questo. È stato forse poi risposto che in realtà la versione era totalmente nuova e dunque era importante. Avere questa comparazione, però, per il futuro assessore, magari una sorta di testo coordinato per vedere le due versioni contemporaneamente faciliterebbe questo tipo di lavoro. Eh, ritorno su quelle che erano in realtà mh, le cose critiche, le preoccupazioni, quello che potrebbe generare questo eh, nuovo regolamento rispetto a quello che si è detto rispetto allo sfalcio, alle potature, a quella che è l'operazione diciamo che viene realizzata dai giardinieri e che la cancellazione di quello che era l'istituzione della delega possa poi creare una località a livello di immagine, di estetica e di quello che viene percepito dai nostri turisti, perché questa nuova proposta impedisce e impedirà a naturalmente le partite IVE di poter conferire al centro di raccolta, l'ecopia sola tutto quello che era lo sfalcio, la pottatura e quant'altro. È vero che è stato restituito al Pantanel questa possibilità di scarico pagando con eh, naturalmente il bollettario e con quello che è il codice che prevede questo tipo di, di, di gestione e di conferimento. Naturalmente parliamo di, di, di chi paga l'ATARI, di chi è residente, secondo residente o cosa, e che si vedrà appunto la difficoltà sottolineata precedentemente di dover pagare sia a livello di tariff che è extra, quello che in realtà è un conferimento che fino a ieri veniva gestito in un modo anche abbastanza snello con il discorso della, della delega da parte dei giardinieri. Eh, ribadisco questa differen differenza di trattamento che potrà esserci perché chi non ha problemi andrà a pagamento, però in realtà già paga suddividendo su tutte eh, le teste che fanno parte di pantalone quella che è la tariffa tariff. Eh, altro elemento da sottolineare è quello che riguarda gli ingombranti e gli elettrodomestici. Eh, ad esempio c'erano eh, varie attività a Lignano che nel vendere questo tipo di, di, di device andavano a ritirare quello precedente e andavano a conferirlo all'Eco all Piazzola. Nel momento in cui eh, non potranno più farlo, mi chiedo come possa un proprietario di seconda casa, che magari che riceve nel weekend la lavatrice, eh, il piano induzione piuttosto che a, a potersi disfare di questo materiale ormai desueto, logoro e vecchio, che tiene nella propria abitazione. Eh, sicuramente non andrà a conferirlo personalmente, non può più cederlo a chi era il venditore. Del nuovo, del nuovo acquisto e andrà a buttarlo probabilmente in strada, andando a creare ancora più confusione e ancora un senso estetico eh, peggiore perché ci troveremo nei weekend probabilmente una città ancora più in stato di degrado perché si accumulerà in quel momento tutto questo conferimento. Il fatto del, della proposta del conferimento porta a porta dietro chiamata degli ingombranti piuttosto che del verde. Mi crea parecchie preoccupazioni perché mi chiedo come possa il personale di MTF riuscire a gestire una, eh, un tipo di procedura che è molto complesso perché dover andare a ricercare i numeri civici nella città, aspettare quelle che sono le esigenze dei proprietari di casa, andrà sicuramente ad allungare i tempi di chi invece deve correre di continuo per pulire la località in quello che è il momento di altissima stagione in cui c'è il picco. Anche in primavera c'è il picco, purtroppo, con le cose che vengono abbandonate. Però anche in altissima stagione per quanto riguarda eh, il discorso de, degli aghi di pino, de, del, dello sfalcio dell'erba e quant'altro. Mm, terzo elemento che volevo sottolineare era quello che, eh, veniva, mh, che è stato affrontato nell'ultima Commissione Ambiente relativo a, a tutte le attività extratari come eh, gli eventi turistici. Si portava l'esempio del Jova Beach Party che veniva definito come un evento eh, mh, privato sostanzialmente che creava delle proprie economie una ricchezza e di conseguenza come previsto la normativa viene trattato come un tipo di rifiuto extratari e non deve stare a carico della collettività io mi sono permesso e ribadisco anche in questa sede che in realtà questi eventi sono eventi che promuovono l'intera località hanno un indotto importantissimo ricordo 2018 c'era stato uno studio con l'università di udine che per i tre eventi vascorosi cremonini e negramaro aveva, mh, aveva previsto aveva rilevato un giro d'affari di 20 milioni di euro contro una, una spesa pubblica tra eh, regione e comune di solo un milione di euro, dunque un volano incredibile. A questo dubbio, a questa eccezione fatta in, in Commissione Ambiente, mi è stato detto che già lo scorso anno si era cominciati ad avvisare i promoter vari. Io dicevo attenzione però che questa cosa non avvenga solo a Lignano e che effettivamente poi sia sempre pantalone a pagare: nel senso che non vengono eh, pagati nell'Atari ma poi ci sarà un sostanziale e importante contributo per andare poi a pagare questi eh, il conferimento di questi di questi rifiuti che derivano dai concerti o qualsiasi evento turistico. Dunque attenzione anche a queste tipologie. Dunque io ribadisco attenzione, un alert che io mando ma lo mando anche, come stolineavo, in via amichevole rispetto a queste nuove innovazioni nel regolamento, rispetto a giardinaggio, sfalci, potature e quant'altro, nonostante l'opzione che, eh, che viene ricordata, però attenzione perché noi di turismo viviamo e in quei giorni, in quei mesi si concentra, nei weekend e in alta stagione, gran parte dello sfalcio e della raccolta degli aghi di pino. Attenzione agli ingombranti, agli elettrodomestici, purtroppo è una piaga. Che stiamo combattendo da anni, anche magari grazie anche all'uso di fototrappole, che spero si vedranno sempre di più, e potranno anche andare a diminuire questo tipo di, di, di cose negative. E poi l'ultima cosa era questo rilievo rispetto agli eventi turistici. Che insomma, io dico sempre, ci vogliono i soldi, ci vogliono le idee, però ci vuole anche l'accoglienza rispetto ai promoter che devono essere trattati bene perché si devono portare degli eventi di primo ordine che naturalmente vadano a dare lustro alla nostra località. Ci sono altri interventi? Prego, dottor Casasola. Sì, buonasera. Allora, eh, il regolamento è stato impostato chiaramente perché il recepimento di quelle che sono delle direttive che sono de definite da Rera in primis, perché ci sono degli incrementi che possono essere portati sul piano economico e finanziario, quindi l'incremento di tari che potrà essere poi applicata, che sono vincolati, no? ci sono dei price cap che possono essere incrementati soltanto parzialmente, quindi le spese devono essere confinate e confinate soprattutto su quelli che sono le tipologie di rifiuti urbani, nel senso che noi possiamo mettere all'interno dei nostri quadri economici soltanto quelli che sono i servizi per i rifiuti urbani. Quindi la prima, fatta, oh scusa, la prima distinzione che deve essere fatta è tra quello che è urbano e quello che invece deriva da attività commerciale. Per cui l'attività del giardiniere che viene a casa mia a tagliarmi l'erba dovrebbe essere attività rifiuto da manutenzione, quindi rifiuto è a carico del giardiniere che viene a casa mia a farmi questo servizio. Lo scambio, cioè il frigorifero che mi viene portato a casa, c'è cioè la filiera per quello che riguarda lo smaltimento dei RAE, ci sono i centri RAE, hanno anche dei prezzi convenzionati, quindi praticamente non c'è la necessità che questo venga collato dal servizio pubblico. È una facoltà che è stata concessa nel corso degli anni qui a Lignano, ma ad esempio, da qualsiasi altra parte, se io compro qualsiasi elettrodomestico da un'altra parte, io faccio lo scambio uno su uno e quindi praticamente il nuovo elettrodomestico, e il costo di smaltimento mi viene già impostato su quello che è il mio prezzo del eh, frigorifero o del RAI che viene fatto. Quindi, questo è un po'. Sì. No, Questa è la. Poi le modalità che possono essere di conferimento dei rifiuti urbani, allora pre prevedere che ci possa essere l'abbandono a fianco dei cassonetti francamente eh, non è una modalità che consenta anche di, di prevenire questo fenomeno come, anche come elemento culturale. No? Cioè, io devo soltanto quindi avvalermi del servizio pubblico. Il servizio pubblico che cosa mi dà come opzione? Uno, la possibilità di portarlo al centro di raccolta. Ma sono io che sono il titolare della in possesso di dimostrare che sono il eh, titolare di Tari e quindi posso andare al centro di raccolta, perché chiaramente dopo ci sono anche i software che vengono eh, implementati all'interno del centro di raccolta con eh, riconoscimento tramite tessera sanitaria, codice a barre, per questo poi il discorso della delega va a cadere, e dall'altra parte istituiamo comunque un servizio di chiamata in modo tale da andare incontro alle esigenze del cittadino. È un discorso anche di cultura. Perché se in questo momento noi diciamo puoi, puoi mettere il tuo rifiuto a fianco dei cassonetti, abbiamo le statistiche, praticamente abbiamo del, eh, tra i 500 e i 600 prese al mese e ci sono 40 chiamate, 40, 40 prenotazioni. Perché ormai la prima volta si fa la prenotazione, gli dicono puoi lasciarlo a fianco del cassonetto, la prossima volta io non faccio neanche la chiamata perché lo metto direttamente fuori dal cassonetto e sono a posto. E nessuno potrà dirmi nulla perché tra l'altro il servizio è previsto così. E invece andando avanti su una filosofia di tu devi fare il servizio a domicilio, per cui ti vengo a casa tua addirittura a prenderlo, mi porto nella condizione di dire tutto quello che trovo fuori dai cassonetti, prima o poi potrà essere sanzionato, potrebbero esserci anche dei provvedimenti. Quindi è un discorso anche che va avanti con la filosofia. Chiaramente il rifiuto che viene trovato sulle strade... Viene sempre trattato come rifiuto urbano e di conseguenza MTF continuerà a svolgere quel servizio, no, ci non è. Cioè, tutto quello che è fuori dai cassonetti viene raccolto chiaramente, ma se c'è una legittimazione da parte del cittadino di metterlo fuori dal cassonetto, cioè, no, mi sto un pochettino condizionando, diciamo la, la mia scelta, nel senso che da una parte devo prevedere il servizio, dall'altra parte devo anche cercare di avere un servizio equilibrato e e coordinato nel senso che dall'altra parte posso anche sanzionare, no? perché in questo momento il posizionamento a fianco del cassonetto mi, non, mi, non mi consente di sanzionare fondamentalmente. Il discorso delle deleghe chiaramente fa parte di quel ragionamento di andare verso una direzione della tariffa puntuale: no? io dovrei ipoteticamente pagare per quello che produco, quindi quello che devo andare al centro di raccolta, devo avere la tessera, viene caricato a me. E quindi io non posso delegare un altro che mi fa quel tipo di servizio per andare al centro di raccolta al posto mio, questa è l'idea di fondo, no? quello che praticamente rimanda poi la direttiva Rera e quant'altro. E, e, e quindi e diciamo questo è l'elemento: l'altra parte che siamo abituati eh, anche a vedere praticamente invece tutta una serie di giardinieri, altri impianti, altri esercizi diciamo commerciali che arrivano direttamente e conferiscono alla, a Lignano proprio perché ci sono queste delega. Sì. <ride> È un... Sì, voglio dire, l'argomento è abbastanza complesso. Non è che questo regolamento, allora, questo regolamento... è finalizzato a che cosa? A introdurre intanto un cambio di, eh, di, di mentalità. Ci adeguiamo alla normativa e introduciamo determinati sistemi che sono poi da implementare nel tempo e eh, ci portiamo su quello che riguarderà l'applicazione del regolamento secondo quello che sono poi le direttive ARERA e dell'AUSIR. Il discorso del, dei concerti sono equiparati a attività commerciali, di conseguenza quelli sono fuori dalla TARI. Nessuno vieta che l'amministrazione se ne faccia carico, ma la, quel, quegli elementi non devono entrare all'interno del piano economico-finanziario per dopo essere suddivisi su quello che riguarda spalmati su TARI. Questa cosa qui è rimane, rimane eh, è una possibilità che viene data ma che rimane fuori dal piano economico perché alla fine tutto quello che dovrà andare in tari deriva dai servizi che vengono erogati sui servizi urbani no beh per la deve allora il, i regolamenti chiaramente vengono fatti tutti quanti in copia e incolla no? e, e quindi praticamente il regolamento di Udine è abbastanza simile a questo e si prevede che cosa? Che nel caso di avversità meteorologiche che sono importanti, come magari c'è la grandinata, c'è qualcosa di, di questo tipo che non sono chiaramente rifiuti. Infatti, la neve era stata introdotta nel 152 come un elemento veramente discutibile, e si fa obbligo a che cosa? Ognuno si pulisce il proprio pezzettino davanti a casa. Fondamentalmente questa era la, la, la logica. Dopodiché sì, ma voglio dire, sì. eh, dopo si aspetta che si sciolga, certo. Una considerazione perché io so bene, <ride> però eh, il, cioè, il concetto è sbagliato, secondo me, sotto un certo profilo. Perché se io sono titolare della seconda casa e ho, non so, una villa a pineta con il giardino arrivo giù a Lignano, non mi metto a tagliare io l'erba, chiamo il giardiniere e gli faccio tagliare l'erba. E il giardiniere deve portare poi, dico, non all'ecopiazzola, perché quello è il risultato di un'attività commerciale, quindi non è, diciamo, un'utenza domestica e non posso io dare la delega al giardiniere. E quindi il giardiniere deve andare a smaltire presso un centro che ha, l'autorizzazione no? ambientale che gli farà pagare un costo di smaltimento giustamente e questo costo di smaltimento dove lo riversa? Sul cittadino che paga di fatto due volte perché se tagliasse lui l'erba potrebbe andarla a smaltire al centro di raccolta senza pagare niente se invece la fa fare ma è sempre la sua erba al giardiniere paga certo l'attare ma deve pagare anche il costo di smaltimento perché non è lui a smaltirla ma è il giardiniere no? Però è sempre quello. Cioè il, quindi il, il problema è che, soprattutto nelle realtà condominiali, quando no, succederà che insomma, gli amministratori dovranno dire, ma, insomma, devo uh, modificare il bilancio del, comune, del, del, del condominio per, per caricare anche le spese del mantimento dei giardini. Cioè, non so io co cosa verrà fuori, no? ecco, sotto questo profilo, se, eh, dico, c'è stata una prassi fino a oggi che era un attimo diversa, no? perché sono sempre quelli che pagano comunque l'attari cioè, eh, di fatto, eh, sono, cioè, il servizio era quello, no? solo che lo pago due volte dopo, solo perché lo faccio fare un altro, tutto qui, dopo, chiaro che, Arera vive su un altro pianeta e questi problemi che ci sono nelle città turistiche non si ripone e quindi prevede diciamo, una omogenizzazione della normativa che secondo me invece è sbagliata, no? eh, così come eh, eh, calibrare il PEP su una città che deve d'inverno smaltire no, rifiuti per 6.000 ed estate per 200.000. Non, non batte, no? Eh, ma sappiamo. Sì, chiudo brevemente dopo l'intervento del dottor Casasola, insomma, che, che sposo in pieno e ha dettagliato in maniera tecnica un po' quello che è, stato, la, la, è stata la genesi eh, di, di queste riforme regolamentari. Ed è chiaro ed è ovvio che poi il regolamento in sé non è sufficiente perché poi va calato nella realtà. Eh, però preciso che il sistema antecedente per come è stato citato, per come è stato definito che era quello delle deleghe in antecedenza, era proprio quello che ci portava ad avere un accesso al centro di raccolta con ditte che provenivano non solo da dentro Lignano ma soprattutto da fuori Lignano a scaricare materiali verdi e non solo di ogni genere e di ogni tipo, quindi avevamo una estensione elefantiaca di materiali che poi lo stesso personale interno MTF, peraltro non coperto da tari dei cittadini lignanesi, prime o seconde case che, si, che dire si voglia, dovevano poi gestire e smaltire. E questo era un carico eh, della collettività, di cui, farne, di, do, di cui la città doveva farsi carico. Per quanto riguarda il sistema relativo, quindi insomma, eh, io lo vedo come un elemento migliorativo rispetto al sistema precedente, perché va a tagliare la testa a quelli che sono stati anche e soprattutto gli abusi pr previsti e che si sono sviluppati negli anni antecedenti. Oltre a questo, eh, eh, gli strumenti per quanto riguarda il, diciamo così, lo smaltimento del verde permangono esattamente gli stessi che erano previsti in antecedenza, abbiamo anche ad esempio il servizio delle grandi utenze che svolge MTF eh, a chiamata per quanto riguarda il verbo. E per quanto riguarda invece, eh, oltre al tema relativo all'abbandono degli ingombranti, qua bisogna fare un distinguo, un conto sono diciamo così, i ritiri dedicati che sono regolamentari e che MTF gestisce e che, sono, e che vengono gestiti nella stessa identica maniera in termini di mezzi e uomini. Con l'unica differenza che il luogo in cui vengono collocati va a trovarsi nei pressi delle abitazioni dei privati per autoresponsabilizzare il cittadino ed evitare quegli abusi che si sono previsti in antecedenza, che sono stati elencati, e soprattutto ad evitare che si vadano a commissionare eh, abbandoni e mancati abbandoni con un lassismo poi diffuso in capo al cittadino, tanto di prima quanto di seconda casa, nel fare un po' quello che gli capita e lasciare vicino ai bidoni una discarica a cielo aperto. La parte successiva che è quella della lotta agli ingombranti, e ricordo è una piega sociale in tutti i comuni che questo comune anche negli ultimi dieci anni ha dovuto combattere con foto, controfoto, articoli, eccetera, che ricordiamo tutti e che ancora adesso imperversano, beh, è una battaglia che in realtà l'ambiente sta combattendo assieme alla polizia locale per quanto riguarda poi il servizio di implementazione della videosorveglianza e i controlli relativi al, alla... Diciamo così, attività di sanzione nei confronti di coloro che provvedono ad abbandonare i rifiuti. È chiaro che, riducendo nell'impatto con l'autoresponsabilizzazione del cittadino nelle pertinenze della propria abitazione, cerchiamo, se non altro sul piano culturale, di spingere mano a mano il cittadino verso quella, verso quella direzione e mi sembra di avere indicato tutto aggiungo peraltro che con l'utilizzo finalmente si spera insomma anche della tessera sanitaria sarà più semplice capire chi accede al centro di raccolta quindi io mi sento di ringraziare l'ufficio per il lavoro fatto anche a MTF che ha collaborato penso che tutto sia perfettibile ma ritengo insomma che eh, le due tipologie di regolamenti che oggi andiamo a presentare Vadano nella direzione del miglioramento del servizio che poi ovviamente verrà sviluppato ancora e integrato nel corso del prossimo triennio. Grazie, grazie. Se non ci sono altri interventi, pensavo fossero finiti. Cioè, ho ascoltato tutti. Boh. Prego. Ah, ok. Ma ci ha stimolato prima l'assessore. Ma che ci voleva mandare a casa subito, allora mm. ha detto: Stiamo qua ancora un'ora e mezza. stiamo tre mm. ore una e mezza. Dichiarazione di voto, permettetemi. No, ehm, vice sindaco, mi permetta, io dissento con, quinto, con quanto da lei appena detto, perché in realtà questo teorema eh, che prevederebbe che ci sia una spesa inferiore rispetto alla gestione dei rifiuti, eh, andando a cancellare questo sistema delle deleghe e favorendo invece un ritiro domiciliare. Lo verificheremo successivamente. Questa è, è, è tutto da dimostrare. Perché d'accordissimo sul fatto educativo, l'ignaro si differenzia, nasce anche con noi. Andiamo in questa direzione tutti quanti. Dunque, il fatto educativo, il fatto di informazione, il fatto di informazione viene sposato. Eh, mi sente male? no Ah, no, perché vedo che faceva la faccia così, ma forse devo abbassare, no? Cerco di parlare più piano, forse è colpa mia. E dicevo, questo teorema si, si, si vedrà a, al momento dell'esecuzione, perché eh, benissimo, concordo anche con quello, sostenuto, quello che ha sostenuto il dottor Casasola, eh, però poi allo stesso modo, eh, ripeto, quello che dobbiamo valutare noi politicamente è quella che è la situazione delle strade, quella che è la situazione dell'immagine, quella che è la situazione dei bidoni, perché da, da anni... Da anni memori c'è questa tendenza a lasciare le cose in strada. Si è cercato di dare una regola, si è creata questa Eco-Piazzola, ha risolto in parte i problemi. In parte bisognerà continuare a, a, ad affrontarli e a porre delle soluzioni che vadano incontro al cittadino e vadano incontro anche a quella che è l'immagine della località, non mi stancherò mai di dirlo. Altra eh, richiesta e domanda che faccio a lei: perché a me questa cosa. Io la sento dire nei bar, la sento dire dai giardinieri, la sento dire dai politici, la sento dire da tutti queste ditte che vengono da Bibione e che portano la roba. Ma c'è una sanzione, c'è un qualcosa che riscontra tutto ciò. Perché io eh, che vado spesso, mi confronto diciamo, con l'Eco Piazzola, in realtà queste cose io no, no, non ho riscontrato con mano. Poi, ripeto, io le sanzioni eh, della polizia locale o voglio dire delle statistiche che vadano in questo senso eh, non, non le riscontro non le trovate forse adesso avremo l'ufficio statistica che valuterà anche questo magari con i nuovi dipendenti e dunque potremmo essere informati anche noi consiglieri ma a me sa tanto di leggenda metropolitana questa e poi vorrei sapere anche quanto questo va a influire in realtà su tutto quello che è eh, il quantitativo eh, voglio dire della tari che poi ha So benissimo, un calcolo complicatissimo perché riguarda due, due eh, bilanci precedenti con l'ausir che va a calcolarlo, con il discorso dell'approvazione del piano economico finanziario e quant'altro, dunque, cosa che capivo ben poco io, capiamo sì, quanto difficile sia per un concittadino invece valutare queste, quant, quanto questo, questa, questo cambio di regolamento vada ad incidere poi sulla tari effettivamente perché stiamo parlando di quello. Replico velocemente, brevemente. Beh, allora Parto dalla coda e per quanto riguarda diciamo, l'arrivo di materiali da fuori ponte così, o da fuori confine, in realtà sono segnalazioni che sin dal mio insediamento mi sono arrivate tanto dall'ufficio quanto dal gestore. E chiaramente il personale presente all'interno del centro di raccolta, laddove si è veduto che il materiale non proveniva da Lignano, ha ah, provveduto a respingere i soggetti che erano presenti all'interno del CDR. Eh, laddove questo è proseguito, eh, a me risulta che laddove è possibile la Polizia Locale sia intervenuta a sanzionare eh, questo tipo di interventi. Però chiaramente, come detto, che ci sia una statistica ufficiale insieme al Corpo di Polizia Locale su quante sanzioni siano state elevate, quello lo possiamo eventualmente verificare. Per quanto riguarda il CDR, volevo solo precisare che al netto del teorema o non teorema, poi ognuno la veda come ritiene, eh, la questione del servizio dedicato presso il domicilio dell'utente è lo stesso servizio che era presente prima, solo che anziché essere svolto il ritiro presso l'area dei bidoni, diciamo così, dei cassonetti, viene svolto nelle pertinenze dell'abitazione. Quindi l'eliminazione delle deleghe non è stata sostituita dal servizio dedicato. L'eliminazione delle deleghe oltre a essere una, una prassi... Imposta dal fatto che l'Atari deve coprire quelle che sono solo le utenze che effettivamente pagano l'Atari per le ragioni che ha esposto il dottor Casasola, in realtà avvantaggia quello che era lo scopo principale del centro di raccolta, cioè recepire il conferimento unicamente di quella che è l'attività urbana, domestica dei rifiuti, tanto di prime quanto di seconde case, ma di chi ha un'utenza Atari, in modo che il gettito non vada a coprire cose che sono al di fuori per ragioni che sono già state spiegate. Questa era la, la distinzione, ma il servizio era già presente in antecedenza. Ma non c'è una disparità. L'obiettivo è quello di ridurla, infatti, ma quello parliamo degli ingombranti, che è diverso dal rifiuto portato dal cittadino al CDR. Sono due argomenti distinti. Consigliere Calenti? Sì, mi ricollego all'osservazione che avevo fatto prima. Se si vuole eh, educare il cittadino introducendo una norma comportamentale, è necessario che questa norma sia preten pretendibile, sia conosciuta e sia pretendibile. Come ripeto, eh, eh, o eh, diciamo così, il servizio di raccolta viene garantito anche la domenica, così come il centro di raccolta è aperto anche la domenica, altrimenti di fatto questa norma non troverà applicazione, ma anche con un comportamento quasi incolpevole, perché non dobbiamo mh, dimenticare che la nostra è una località turistica con molte seconde case che quindi ha delle esigenze peculiari. E quindi eh, vedremo che cosa succederà, perché eh, a mio modesto parere eh, tantissime persone che verranno qui la domenica non saranno in grado di prendersi un giorno di ferie per eh, far venire a ritirare l'erba o per portarla durante la settimana. Ecco, tenete presente questa, questa considerazione pratica. Ma l'esigenza di estendere gli orari del centro di raccolta che al momento, anche se con orari differenziati, ad esempio nella giornata del sabato, è aperto nell'orario invernale, più esteso il sabato nell'orario nell estivo, eh, è uno dei ragionamenti che stiamo facendo assieme all'ente gestore per estendere ulteriormente il servizio. Lo so perché quando sedevo... Nei banchi della minoranza era una delle cose che anch'io richiedevo ad MTF, quindi è sicuramente uno step che non mi dimentico e su cui dovremo mano a mano arrivare. Il regolamento chiaramente di per sé non risolve i problemi, dovremo calarlo nella realtà, lo comunicheremo attraverso poi tutte le campagne di sensibilizzazione e di informazione che eh, con gli strumenti che il Comune ha insomma cercheremo di portare avanti. E gli adesivi non me li dimentico. Adesso procediamo Do, da, da domani, partiamo con gli adesivi, l'avevo promesso, sì. consigliere, sarà fatto. Se non ci sono altri interventi, la mettiamo ai voti, favorevoli, contrari, astenuti, immediata esecutività favorevoli, contrari, astenuti. Torniamo al punto 6 che avevamo saltato prima, variazione al bilancio di previsione 2024-26, variazioni 34, 39, 40, 41, 42. Assessore Donà eccomi. Allora, eh, sono quattro variazioni. La prima riguarda il settore verde pubblico. Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Friuli Venezia Giulia, c'era cioè un bando eh, per eh, il rifacimento la sistemazione, insomma, il miglioramento, diciamo così, di tutte le fasce verdi. Il progetto consisteva nel miglioramento di tutte le fasce verdi di eh, Riviera, che sono quelle legate a, al piano piccinato per capirci no? eh, in particolare con la siccità che c'è stata nel 2022 ne sono morte parecchie perché è stato un anno straordinario e quindi abbiamo attraverso una richiesta abbiamo fatto mi pare se non era un click day abbiamo avuto insomma, questi 162 mila euro di cui abbiamo già con fondi nostri interni già cominciato alcune lavorazioni dopo chiaramente quando arriveranno i fondi Faremo la rendicontazione potremo il tutto all'interno del contributo regionale il 100%. E questa è una variazione in entrata e in uscita. La seconda variazione è dell'ufficio anagrafe ed è eh, l'aggiornamento dei dati richiesta dal Ministero dell'Interno, eh, l'aggiornamento dei dati all'interno dell'anagrafe nazionale popolazione residente. Eh, anche qui apertura di capitolo in entrata e in uscita perché eh, da quello che ho potuto comprendere il Ministero dell'Interno eh, dà un bonus ah, prego sì, sì, dà dei bonus va bene, ai comuni che fanno questo lavoro in base agli, agli abitanti. Quindi entrano e escono 3928.40 che dopo, mi corregga il segretario, se non sbaglio, dovranno essere distribuiti il personale che si... Sì, perfetto, allora mi torna tutto ai dipendenti che hanno fatto quel tipo di lavoro. Poi c'è un capitolo in entrata e in uscita sempre per contributo regionale di 30.000 euro per la convenzione dei vigili del fuoco a fronte di uno stanziamento definitivo di 70.000 euro. Anche qui mi pare di capire che le date dopo dell'apertura verranno decise intorno al mese di maggio. E l'ultima cosa invece è legata al, all'incarico che era stato dato no, per seguire i bandi eh, legati alle concessioni, allo studio, studio dell'avvocato Caucci Barel e eh, Signor. Allora, cosa è successo qui? È successo che siccome è stato prorogato il, il termine eh, di attivazione dei bandi per le concessioni. Concessioni, i, i, i denari che al tempo furono stanziati, che erano pari a um, totale 17.990,95 euro, una parte sono stati rendicontati con Determina eh, nel 2023, un'altra parte mi pare a fine 2023 sempre per 5836,48 e la parte che è tra i 17 e la parte rinde contata è andata a finire chiaramente in avanzo, quindi si è dovuto reintegrare il capitolo per pari importo, per, spostando no, il termine delle concessioni per avere la consulenza coerente col termine delle concessioni. Quindi di fatto l'incarico non viene modificato, una parte di 9,236,23 è andata in avanzo e quindi è stata ripescata pari pari in coerenza con l'incarico. Iniziale che aveva dato il, al tempo il sindaco Fanotto. Ci sono interventi? No, ecco, diciamo che l'ultimo accenno appunto di questa variazione eh, che è stata illustrata dall'assessore Donà eh, conferma una cosa, anche qua mi sento di sottolinearlo, visto che è emersa diciamo per questo inghippo eh, e quindi è stata posta l'attenzione del Consiglio, che l'incarico eh, al consulente, eh, dello, quindi allo studio Baret Caucci, eh, è stato dato dalla precedente amministrazione per eh, affrontare il tema delle concessioni tepaniali Come tema complesso, la valutazione che stava alla base di questo era proprio trovare Diciamo un supporto di specialità, di specializzazione che non risultava presente all'interno dell'ente per supportare diciamo, una materia profondamente in evoluzione. Ecco, questo conferma una cosa diversa rispetto a quanto dichiarato dal vice sindaco più volte alla stampa, che noi non avevamo lasciato niente in materia di concessione dei mani, cosa che non è vera e oggi la insomma, realtà viene palesata in tutta la sua evidenza, quindi mi vedo favorevole a votare questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Ma io accolgo grazie, Sindaco. Io accolgo insomma anche con una certa hilarità l'intervento del consigliere Fanotto, perché poi, insomma, è bello come le parole vengono a seconda del gioco, dello scambio delle parti, poi eh, stravolte di volta in volta. Io ho detto una cosa forse ancora più grave, caro consigliere Fanotto: che voi sul piano delle concessioni non avevate lasciato nulla sul piano sostanziale di quelli che erano i programmi che volevate fare, cioè cosa volevate fare delle concessioni demaniali? Vi siete limitati a dire prima o poi arriverà la scadenza, guarda caso non casca con la fine del nostro mandato, e io mi sono ritrovato con l'unica direttiva generica all'interno dell'ufficio e eh, bisognerà predisporre i bandi. Punto. Nessun lavoro preparatorio è stato fatto. Avete affidato un incarico con dubbi che sono stati dipanati nel corso dell'intervento eh, del, diciamo, di questa amministrazione, e poi, insomma, mi sembra che sulla qualità professionale dei professionisti che avete diciamo, incaricato nessuno abbia dubbi, anzi. Quindi è un plus per la vostra amministrazione aver scelto un consulente competente, io questo lo confermo in questa sede, anzi, quindi è stata una mossa corretta. Quindi non è una questione di lascito sul piano economico degli incarichi, è proprio un'assenza di progettazione sul piano di quello che in concreto si doveva fare per arrivare a quelli che erano i rinnovi delle concessioni demaniali, su cui la vostra amministrazione non ha lasciato nulla per delega. Testimonianza ne sia che l'atteggiamento che, in particolare la vostra parte di minoranza rispetto al tema delle concessioni, più e più volte in Consiglio ha dimostrato è stata. Predisponete i bandi non ci sta bene perché i criteri sono tutti sbagliati e non funzionano e dovete andare in coordinato con la regione. Laddove non lo fate, questo è un problema. Se predisponete i bandi, chi ci penserà ai concessionari uscenti? Perché mancano i decreti legislativi, non dipende dal comune, ma chi se ne importa siamo dalla parte dell'opposizione, bisogna sparare a zero. Quindi quello che io rimarco è una cosa ancora più grave. Quella che è stata la delega del demanio da lei gestita nel corso del suo mandato non ha prodotto sul piano progettuale alcunché e questo è quello che io mi sono ritrovato. Una cosa utile, va bene, possiamo concordare, un incarico dato a un professionista qualificato. Di tutto il resto io non ho visto altro. Grazie. Va bene, se non ci sono interventi la mettiamo ai voti. Prego consigliere Marosa. No, semplicemente per rispondere al Vice Sindaco su questa questione che tocca marginalmente la variazione, ricordo che forse lui non era ancora seduto nei banchi del Consiglio Comunale, magari mi sbaglio, quando la legge centinaio della loro Ministra della Lega aveva prorogato eh, le concessioni no, immediatamente per 15 anni. In realtà in quel momento a lei non interesserà, ma. Chi ci sente deve sapere quella che è la realtà. In realtà, c'erano state parecchie riunioni, degli approfondimenti, valutazioni che stavano andando avanti da parte dell'amministrazione, poi. Questo ministro della Lega della maggioranza di centrodestra ha deciso di far approvare questo tipo di provvedimento da quella maggioranza e si è andato poi a cascata a tutto quello che sappiamo. Dunque eh, di, nella Corte Europea, eh, Consiglio di Stato, dichiarazioni quant e quant'altro. Dunque, sì, è inutile che ci venga a contestualizzare in un momento che non era quello giusto per fare le valutazioni. L'amministratore eh, le deve risolvere lei, però non può dare la colpa a chi c'era prima, dovrebbe essere arrivata la fine di questa scusa, no? è colpa di quelli che c'erano prima, quelli prima non hanno fatto niente, basta, impegnatevi voi a risolvere il problema. Ritorno eh, semplicemente a, a una domanda di questa fascia verde con questi 120.000 euro, ha già un programma di cosa poter fare, Mi parlava di, di, di piante da sostituire, un po' in tutte le fasce, in una in particolare, semplicemente questo volevo chiedere. Una replica veloce e poi lascio al collega Donà, ma guardi che in realtà qui nessuno sta dando delle colpe a chi ci ha preceduto, qui non si tratta di colpe, si tratta di fatto o non fatto, punto, nulla di più e nulla di meno, anche perché, eh, giustamente ha detto, ci siamo trovati di fronte alla legge Centinaio che era e risale al biennio 18-19, con tutte le conseguenze che poi ne sono succedute, perché poi quelle proroghe del 2033 puntualmente sono state demolite succedaneamente e quindi poi... Il lavoro doveva essere organizzato e svolto anche successivamente a quelli che sono stati gli sviluppi legislativi e normativi sottesi. Ma poi lei, eh, mi fa piacere che lo serva sul piatto d'argento consigliere Marosa dicendo non pensate a dare le colpe a chi ci ha preceduto, cosa che non abbiamo fatto, ma fate, e noi mi sembra che abbiamo fatto, due delibere, la prima è quella relativa alle linee direttive per il rinnovo e le gare relative ai bandi, lo abbiamo fatto tutto da soli, per quanto vi vituperata quella delibera ancora lì, e succedaneamente, nel, nelle more della proroga tecnica disposta dalla Regione, il lavoro che stiamo sviluppando col tavolo del demanio regionale per advenire a rinnovo dei bandi entro il 2024. Quindi io le rispondo, grazie, perché abbiamo fatto, non siamo stati a dare le colpa agli altri. È proprio perché stiamo governando le delibere le abbiamo fatte, proprio perché stiamo governando lo stiamo facendo. Esatto, e stiamo governando... Stiamo basta, governando, eh, basta, è, proprio per questo, è proprio per questo. Le sto rispondendo, basta. lei ha detto cosa state facendo. Stiamo facendo e governando. Chiudiamo l'argomento, chiudiamo l'argomento. Eh no. allora il tema è abbastanza semplice il contributo era legato alla riqualificazione del verde urbano Sì, chiedo scusa ma dicevo che il contributo era legato alla riqualificazione del verde urbano noi come allora stavo dicendo no che eh, santo dio no eh? oh, ma eh, ero No, dopo c'era questo stato d'animo un po' esuberante, e io volevo. Stavo dicendo che eh, c'era eh, questo, eh, questo bando va bene, per eh, la realizzazione eh, di un progetto va bene, di riqualificazione del verde in aree urbane. Noi, alla luce di quello che era successo nel 2022, cioè quell'estate estremamente siccitosa abbiamo avuto una moria molto importante di piante all'interno delle eh, fasce verdi di riviera. E siccome le avevamo tolte quell'inverno lì e sapevamo che l'intervento era molto costoso, ci siamo dedicati, avevamo chiesto anche per la verità qualcosina in più, mi pare un 40.000 euro in più, comunque ci hanno dato questi 162.000 euro in un, in un progetto specifico di riqualificazione delle aree verdi, sia per alberature sia per eh, arbusti. Okay? per entrambe, perché sono morti, è morto l'uno e anche l'altro. Tutto qua. Dopodiché chiaramente sono gli uffici che vanno a seguire la piantumazione, eccetera, in base alle aree vuote, in sì, beh, i giardinieri, no? gli uffici attraverso i giardinieri, questo è evidente. Sì. C'è il coordinatore dei giardinieri, va bene, che segue insieme all'ufficio, ecco, eh, punto GPS, numero, eccetera. Ok, grazie. Se non ci sono altri interventi... Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tutti favorevoli. Eh, punto 8 all'ordine del giorno. A ah, eh, immediata esecutività. No. Eh, eh, no. Ah no, scusa, sì. mi sono persa nei punti. Punto 8. Integrazione al eh, DUP 2024-2026, parte 12. La spesa per le risorse umane programma degli incarichi di collaborazione per l'anno 2024 e i limiti di spesa massima annua approvata con deliberazione di giunta comunale numero 71 di D21-3-2024. Eh, L'assessore Codormatz relaziona. Sì, buonasera a tutti. Allora, um, eh, qui andiamo a... a, a a integrare la, la tabella che è allegata alla delibera di consiglio che riguarda il programma degli incarichi di collaborazione anno 2024 e limiti di massima massimi di spesa annua. C'è un refuso nel titolo perché c'è 2024 post 2021, quindi chiedo al segretario di in qualche maniera di correggere in fase di approvazione. Il refuso: sì. okay. e, sostanzialmente, questo. Questa integrazione viene. Dobbiamo, dobbiamo provarla. Mi ascoltate, grazie. Ok, sì. E perché in, in prima battuta avevamo stanziato solamente 2.000 euro per un, un incarico di un relatore durante la, la conferenza finale del, del forum educazione che si, tena, che si terrà al Cinema City il 12 aprile. Successivamente è stato individuato il relatore, che è il professor Alessandro D'Avenia, che è famoso. E, mh, scrive anche nel, cor nel Corriere della Sera una sua rubrica, l'ultimo banco, ogni lunedì sulle pagine del Corriere della Sera e quindi è un uh, relatore di spicco di fama nazionale. E, mh, questo bisogna eh, integrare il DUP, come dicevo. E, mh, questo tipo di di integrazione non va a, um, non va a in, in cambiare il, il, il tetto della spesa del personale e, e i tetti di spesa annui sono stati integralmente abrogati e quindi l'importo non concorre nel calcolo della spesa del personale. Quindi io è una delibera puramente tecnica, però colgo l'occasione per invitarvi giovedì, e eh, scusi ven venerdì. 12 aprile alle 20.45 presso il CineCity per l'evento finale del forum educazione che insomma è un eh, è un evento eh, che ved vedrà anche un, eh, una presenza di pubblico anche da fuori, da fuori località perché il relatore è veramente interessante grazie grazie assessore ci sono interventi favorevoli Sì, assente la, il consigliere Doborgazi. Eh, contrari, astenuti, immediata esecutività, favorevoli, contrari e astenuti. Punto 9 all'ordine del giorno, variante al PRGC numero 64 di livello comunale relativa alla realizzazione dello scaricatore di piena da corso degli Alisei all'idrovora di Vallovato. Approvazione. Relazione all'assessore Iermano. Va via? Chiedo scusa. Va via? Ah, ok. È solo assente. Qualcuno Sì, sì io, io. Ok, buonasera. Grazie. Allora, ehm, questa variante, numero 64, al piano regolatore generale comunale, prevede la realizzazione dello scaricatore di piano di corso degli Alisei alle drovole di Valvolato. Siamo in, fa in, <coughs> Siamo in fase di approvazione. Abbiamo adottato questa variante nel 2023 e nelle, nei tempi previsti dalle procedure sono arrivate a um, tre osservazioni opposizioni a questa, a questa variante. E queste tre osservazioni e opposizioni sono state discusse in commissione urbanistica e, e da tutti i membri della della commissione urbanistica commissari e tecnici è stato espresso parere, parere favorevole. No? Adesso noi dovremmo, è arrivata qua anche la dottoressa Driusso, dovremmo ehm, eh, valutare in, in discussione in consiglio comunale quanto è stato già fatto in commissione urbanistica leggendo magari l'osservazione o opposizione. Dando poi la pronuncia e votarle poi una alla volta perché questa è la procedura che ricordo che è stata fatta anche per gli anni, gli anni addietro. Quindi se c'è la dottoressa Driusso, ecco dove, dove si... oh, qua, bene. Io darei la parola a lei per sintetizzare un po' il tutto perché credo che questo argomento sia stato ampiamente discusso all'interno della, della commissione. Andrei per sommi capi dando la parola al tecnico super competente in materia per l'esposizione. Ok, allora le, le, la variante è stata adottata, eh, a seguito dell'adozione sono state presentate tre eh, opposizioni, la prima eh, da Gamma SRL, la seconda da Ferdinando Bravini e la terza dalla ditta Migliorini SAS. Eh, praticamente diciamo che la prima e la terza riguardano ehm, l'area che sta a nord di Viale Europa e eh, prevedono praticamente la richiesta di spostamento della linea che è la duttrice, insomma, che ormai abbiamo già visto anche in uh, un'altra seduta del Consiglio Comunale. Eh, lo spostamento di quella linea eh, in altra posizione. Ovviamente lo spostamento della linea per ragioni tecniche è impossibile, nel senso che deve avere un andamento retto, eh, ammette questo intervento che è un intervento di particolare complessità, ammette modeste variazioni al tracciato, modeste pendenze. Eh, e quindi non ci sono, eh, non c'è la possibilità di farle fare, che ne so, angoli retti o altri tipi di ehm, sì. Collocazioni e eh, diversi spostamenti. Sono ammessi solo modeste modifiche al tracciato. All'interno di queste possibilità si è cercato di fare quanto era eh, nelle disponibilità, insomma, il Kafka ha fatto quanto era nella propria disponibilità per cercare di venire maggiormente incontro a quelle che erano le richieste dei privati. In particolare, insomma, per il lotto del, di Ferdinando Bravin, che era un, l'unico lotto in zona eh, C con edificabilità, eh, appunto perché era... Ehm gravato anche da altri vincoli eh, si è cercato di fare in modo che venisse spostata eh, il, la linea in maniera tale da incidere su quella che era comunque la distanza da strada e quindi eh, accogliere quella che era la, quella che è stata la eh, opposizione fatta su quell'otto gli altri purtroppo insomma eh, al di là di una modesta, di una modesta un accoglimento parziale eh, dell'osservazione fatta da Gama eh, per il fatto appunto che arrivavamo a conclusione del tracciato non è era possibile fare altro e quindi eh, appunto per la, il rilievo dell'opera pubblica eh, per il territorio comunale eh, la proposta di CAF e la proposta della delibera è quella eh, di un accoglimento parziale per la prima e eh, del re, di, di respingere la terza per ragioni evidentemente tecniche che eh, abbiamo anche illustrato in commissione urbanistica se c'è la necessità di ulteriori approfondimenti ci sono interventi? No. No. no, allora visto che devono essere fatte votazioni separate, io leggo punto per punto, lo, ne approviamo uno alla volta, ok? Eh, di accogliere parzialmente l'opposizione inviata da gamma SRL con protocollo 50-211 del 15 dicembre eh, 15, 15 dicembre 202? 2023, manca il 3? Nella mia manca. Boh, vabbè. 2023 per le motivazioni e nei limiti descritti nella pronuncia di cui al punto 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Di accogliere l'opposizione inviata da Ferdinando Bravin con protocollo 896 del 10 1 per le motivazioni nei limiti descritti nella pronuncia di cui al punto 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? di respingere l'opposizione inviata da Migliorini Sassa, di Migliorini Tiziano e C con protocollo 1218 del 12 gennaio 2024 per le motivazioni nei limiti descritti nella pronuncia di cui al punto 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? E poi il punto 6? Corretto? Di approvare la variante di livello comunale. Numero 64, al PRGC relativa all'approvazione del progetto per la realizzazione dello scaricatore di piena da corso degli Alisei e Ridrovore di Vallovato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, sexis della legge regionale 5-2007 con le modifiche conseguenti alla pronuncia sulle opposizioni presentate. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Passiamo al punto 10 all'ordine del giorno. Variante al piano regolatore generale numero 65 di livello comunale relativa alla realizzazione del potenziamento dell'impianto idrovoro Vallovato. Approvazione. relaziona sempre l'assessore Irmano. Ok, questa è la variante seguente che prevede la realizzazione del potenziamento appunto dell'impianto idrovoro in Vallovato. Anche questo. È stato approvato è stata adottata la variante nel dicembre del 23 e adesso siamo in fase di approvazione e su questa variante non è pervenuta alcuna osservazione quindi anche questa ha ottenuto chiaramente il parere favorevole di tutta la commissione urbanistica non credo che ci sia altro da dire e se ci sono interventi ben, siamo qua e colgo però l'occasione per dire semplicemente una cosa: queste due varianti di sicuro porteranno un grande beneficio alla comunità intera. E è una bellissima operazione che stiamo facendo tutti insieme e, e quindi speriamo che si realizzi nel più breve tempo possibile. Ci sono interventi? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Eh, punto 11 all'ordine del giorno, variante numero 68 al PRGC di livello comunale riguardante la ridefinizione di parametri di zona S e viabilità esistente e modifica gli articoli 17, 19 e 22 delle norme tecniche di attuazione con introduzione della destinazione d'uso alberghiera in zona S2H di Lungomare Riva. Adozione. Assessore Irmano? Anche qua riguarda eh, una variante comunale piano regolatore generale eh, riguarda la ridefinizione dei, dei perimetri delle zone S e viabilità esistente e modifiche degli articoli 17, 19 e 22 delle norme tecniche di attuazione con l'introduzione da parte eh, richiesta della destinazione di uso alberghiero. Siamo in fase di adozione di questa, di questa variante, vale la variante. Prevede il completamento della ristrutturazione del complesso della Terme Lignano con il recupero dell'edificio Cursal. Un edificio, viene proposto un edificio di elevata eh, qualità di offerta turistica e prevede come ampliamento eh, di 24 camere anche per aggiungerle all'albergo Riviera Resort, già, già realizzato, sempre di 24 camere. L'area interessata è quella tra il lungomare e Riccardo Riva, la spiaggia e la zona parcheggio Accanto al complesso delle terme, anche mh, questa, questa proposta è stata proposta chiaramente in commissione urbanistica. C'è stato un ampio dialogo, una bellissima discussione. E ci sono pervenuti diversi suggerimenti, eh, sia da parte dei commissari che dai componenti tecnici. E, e anche qua, una volta recepiti tutti i, i suggerimenti, che potremmo andare poi a, ehm, a riprenderli. Uno per uno, e anche questa ho ottenuto poi il, il, parere, il parere favorevole di tutti i componenti presenti in commissione urbanistica. Per quanto riguarda il testo modificato, vado per sommi capi, anche se credo che questo documento l'abbiate già, già letto perché era tutto in cartella, già tutto, già tutto inserito, e in azzurro era evidenziato che e sono, sono i, i suggerimenti che poi sono stati. Sono stati chiaramente inseriti. Eh, tipologia albergo: e eh, rimane tipologia albergo. C'era la parola anche, ma anche l'abbiamo soppressa perché deve essere contigua e coordinata con la, la limitrofa zona S4H. Poi, eh, eh, prevedere eh, da parte del capogruppo eh, Cristina Clementi, era è arrivato il suggerimento di prevedere un'apertura annuale ed è stata inserita. Poi nelle disposizioni particolari il progetto eh, prevede quanto segue: l'allargamento di spazio di spiaggia verso il mare, anche qua eh, con i proponenti ci sono stati diversi incontri per cercare di arrivare a far presentare una proposta che prevede l'arretramento dell'attuale edificio, la riduzione dell'impianto dell'impatto delle costruzioni su spiaggia rispetto all'esistente. Sapete tutti che il Cursal in questo momento ha una cuspide molto alta e si è cercato di tenere anche un pochettino meno, meno alta l'opera nuova che dovrebbe essere realizzata. La realizzazione delle opere verso terra con interruzioni e accorgimenti per mantenere un rapporto visivo tra terra e mare. Gli edifici dovranno rispettare una finitura assonante con una migliore qualità esistente nell'ambito territoriale costruito dal ter complesso termale. Poi in ultima, in ultima analisi è stato inserito appunto nelle disposizioni particolari visto eh, quanto è accaduto in passato perché eh, in questo momento si richiede questo. Domani bisogna vedere voi cosa potranno realizzare. La, abbiamo inserito che la proposta planimonometrica di tutto quello che verrà presentato dovrà in ogni caso essere sottoposto al Consiglio Comunale, anche dovesse essere un semplice permesso di costruire. Non so se vi ricordate, abbiamo fatto ampia discussione su quell'argomento là. E poi dicevo, ehm, c'è stata una, una approfondita discussione e tutti i commissari hanno votato favorevolmente. Sottolineo anche un intervento del capogruppo Santin il quale ha, nella sua, nel suo intervento come capogruppo ha espresso parere favorevole perché si va incontro a quanto già ehm, espresso anche dalla presente maggioranza di voler incentivare tutte le strutture che vanno verso l'alberghiero, si è dimostrato anche lui molto favorevole e ci ha eh, chiesto, ci ha, come dire, spronato a fare anche una verifica per tentare di e convincere i proponenti per tenere la struttura, quella del Cursal, aperti. Noi credo ci stia ascoltando, e ci siamo attivati, abbiamo già chiesto un appuntamento, un'interlocuzione con il referente anche regionale e speriamo di poter mantenere attivo e vivo il Cursal se magari non con la discoteca, anche con tanti altri eventi legati magari alla cultura, a qualche congresso e a tante altre cose. Se ci sono delle domande siamo qua, c'è anche la dottoressa Driusso, ben volentieri di rispondere. Ci sono interventi? Io sono favorevole a questa proposta. Diciamo che il proponente era partito, che eravamo già noi, insomma, in amministrazione, a ipotizzare questo diciamo, tipo di soluzione, che prevede ovviamente una variante al piano regolatore. E questo perché? Perché chiaramente è stata costruita una struttura alberghiera che rispetta gli impegni che il concessionario si era preso con la regione nella presentazione dell'offerta, però uh, per tutta una serie di ragioni tecniche, perché insomma, forse anche la regione di non aveva calibrato molto bene la procedura di aggiudicazione, il proponente aveva presentato un progetto con insomma, lo sviluppo di un albergo ben più sostanzioso, che poi però è stato bocciato no, dalla sovrintendenza perché è troppo impattante. Eh, però eh, il proponente si era predisposto a realizzare quello che lui aveva presentato nell'offerta, quindi probabilmente i pareri preliminari, prima della giudicazione, dovevano essere richiesti, no? Perché poi è questo che ha ritardato eh, la, il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma del proponente perché poi ha dovuto modificare quel progetto e eh, però il quadro economico quella volta era saltato quindi chiaramente gli impegni che si era assunto erano di una certa quantità e il nuovo progetto che abbiamo approvato anche in consiglio comunale con il riconoscimento di una maggior cubatura per servizi e, 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 aveva dei costi molto più elevati rispetto agli impegni che il proponente era disponibile anche ad assumersi ma poi è la regione che ha detto no tu devi rientrare nei limiti anche dell'offerta e quindi è stato elaborato un altro progetto ancora che è stato riapprovato dal Consiglio Comunale ma anche quello presentava delle problematiche sempre legate al soggetto controllore che in questo caso è la regione perché è la regione che rilascia la concessione demaniale e quindi deve sovraintendere agli addempimenti che ovviamente il concessionario è chiamato a, 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 ad attuare no? rispetto agli impegni che si è assunto e poi alla fine ha dovuto quindi ridimensionare il tutto sia sotto un profilo diciamo, qualitativo della struttura alberghiera perché è diminuita drasticamente la capacità ricettiva e ci sono solo 24 Camere ed è conseguentemente diminuito anche l'importo, ancorché il concessionario, da quanto mi risulta ha speso ben oltre ecco, rispetto a quelli che erano gli impegni che si era assunto con l'offerta presentata alla regione per la quale poi si è aggiudicato la concessione ventennale. Questo per fare un minimo di cronistoria. Rispetto a questa iniziativa, che per, giustifica la ragion, la, 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 diciamo il, il punto all'ordine del giorno di oggi, perché un albergo 24 camere difficilmente, essendo un albergo 4-5 stelle o 4 superiori, adesso non ricordo più. Insomma, deve avere dei servizi e, 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 e la capacità ricettiva, essendo troppo ridotta, non è in grado di essere economicamente sostenibile. Quindi, bisogna aumentare la capacità ricettiva. È chiaro che. Il proponente ha una concessione che scade nel 2030, quindi sono pochi gli anni ancora no? e posso immaginare che questo progetto non vedrà la luce in questi anni, salvo che il proponente non rinunci anticipatamente alla scadenza della concessione e faccia l'istanza per ottenerne il rinnovo con procedura d'evidenza ovviamente per altri tot anni. Da qui si giustifica la variante di oggi perché sia lui che qualsiasi altro soggetto interessato possa proporre eventualmente un ulteriore sviluppo alberghiero, tanto da rendere sostenibile anche la gestione che sarà posta a gara nella prossima concessione dell'albergo esistente, che verrà incamerato ovviamente al patrimonio, al demanio in realtà, ecco della, della regione. Quindi, mi pare che insomma, se vogliamo fare un, un ragionamento imprenditoriale e quindi aiutare anche il futuro concessionario che sia o meno l'attuale, dico, è, è un, questo un problema reale no? di sostenibilità, di mantenere in piedi una struttura, perché chiaramente non è che può poi il concessionario rimetterci, no? perché altrimenti rinuncia anticipatamente alla concessione. E quindi, Secondo me si va nella, nella giusta direzione e, e ritengo anche co, come amministratore, insomma anche come indirizzo politico, abbiamo sempre cercato di sostenere lo sviluppo delle attività alberghiere. Io ritengo che sia veramente molto importante questo eh, perché sono convinto di una cosa: che una città turistica vive effettivamente con il turnover e quindi con i cambi continui dei turisti che soggiornano. In strutture magari di qualità che chiedono certi servizi che poi anche hanno un certo costo, ma oggi è la qualità dei servizi che può fare la differenza. E quindi tutte le iniziative che si legano allo sviluppo delle attività delberghiero ci vedono sicuramente, mi vedono favorevoli. E quindi invito anche l'amministrazione, perché so che ci sono anche altri concessionari che hanno fatto delle proposte in questa direzione no? di portare eventualmente le proposte in commissione urbanistica se interessano appunto l'aspetto edilizio urbanistico per avere una riflessione. Insomma. Perché se vanno in questa direzione sicuramente vedranno. Il nostro parere favorevole, ecco, perché altrimenti insomma, dico, non si incentiva quello che oggi e con grande difficoltà no, nel nostro paese, con tutte le regole che abbiamo, con eh, l'imposizione fiscale che c'è, eccetera, ha Andare incontro no, alle esigenze imprenditoriali che poi hanno delle ricadute favorevoli nella sostenibilità di Lignano come città turistica. Ecco, questo penso che sia un, un risultato anche importante che oggi il Consiglio Comunale è chiamato a, a, ad approvare pro futuro, ecco, non nel futuro ecco, immediato, ma nel futuro prossimo magari sì. Ci sono altri interventi? Prego. Sì, solo per riconfermare il parere favorevole, il voto favorevole a questo tipo di iniziativa, questa variante che rimarrà a livello normativo a disposizione voglio dire, della città. Rispetto a quello che è appena stato detto, questo è un passo in avanti rispetto a quelle che sono le aspettative di tutti. Sappiamo che gli hotel sono dei moltiplicatori economici di lavoro, di reddito, di potenzialità occupazionali, di qualità dell'offerta turistica ed è un vero e proprio luogo di interesse pubblico. L'idea che possa essere realizzato, non si sa quando, un hotel in un'area fronte mare che comunque verso la zona di Lignano Riviera che è quella un po' più depressa tra virgolette in cui le iniziative negli ultimi anni avrebbero bisogno di avere uno stimolo, possa essere un vero e proprio elastico che permetta anche ad altri soggetti, proponenti di portare attenzione dell'amministrazione comunale questo tipo di iniziative che naturalmente sono valide per la comunità, per la località, per Lignano come motore, come industria turistica della regione e volevo sottolineare anche un aspetto che poi è presente comunque nelle norme di variante, questa dovrebbe essere una demolizione e ricostruzione con una traslazione, diciamo, eh, allontanandosi rispetto alla linea di costa per creare anche maggiore qualità, maggiore impatto anche dal punto di vista visivo di quella che è si diceva prima un luogo storico iconico della località ma che naturalmente in, in un futuro prossimo potrebbe essere ancora più accogliente più bello eh, essere meno impattante con questa sua riconversione e spostamento diciamo verso la strada. Grazie Ci sono altri interventi? Prego Grazie Sindaco Vado brevemente perché non ho avuto la possibilità di partecipare ovviamente al, ai lavori della Commissione Urbanistica. Questa volta me ne dispiaccio per aggressi impegni ma insomma eh, a nome anche del gruppo G3 Generazioni eh, in una, nella dichiarazione di voto di questa sera che pronuncio sarà un voto ovviamente favorevole eh, vorrei insomma chiarificare quella che è nello specifico la posizione che il nostro gruppo chiede sia portata in seno al Consiglio Comunale. Eh, perché ovviamente la tematica è prettamente tecnicamente urbanistica questa sera, ma tocca dei temi che sono diffusi perché poi riguarda temi che riguardano anche il futuro diciamo della gestione di un tratto importante del litorale eh, de, di Lignano per la nostra economia e anche relativo alla nostra vocazione turistica. E chiaramente il gruppo Generazioni sul tema collegato e sotteso anche alla diciamo così, gestione di quelle che sono le concessioni balneari ha sviluppato una serie ovviamente di proposte che poi sono anche confluite all'interno del programma elettorale. Ora ci troviamo di fronte a una proposta il cui spirito appoggiamo e sosteniamo in quanto riteniamo a nostra volta che l'INEO necessiti di strutture alberghiere di qualità, sono diciamo, quelle strutture, quegli elementi importanti che vanno ad accrescere, diciamo, il portato, il patrimonio della nostra località e sono quei servizi che dobbiamo potenziare, quindi eh, anche ovviamente in sede convegnistico congressuale. Quindi non vi è ovviamente alcuna intenzione, anzi c'è la volontà di appoggiare qualsiasi istanza imprenditoriale, soprattutto se proviene dal nostro territorio, volta all' di risorse e migliorie relative ai servizi e questa è la ragione per la quale il nostro voto sarà favorevole. Al netto di questo vogliamo anche rimarcare al contempo quello che è ovviamente un'opinione, un parere che abbiamo sempre espresso in seno anche alle riunioni interne, all'amministrazione eh, e che innanzitutto questo tipo di progetto consente di determinare, come è stato già ricordato, un vincolo alberghiero e quindi una destinazione futura di questi beni che permane anche se dovesse mutare il soggetto, il concessionario pro futuro quindi questo diciamo avvantaggia anche quelle che saranno poi qualsiasi tipologia e quindi svincola qualsiasi tipologia di futura decisione relativa al futuro di quell'area in concessione. Per G3 è un voto favorevole che però chiaramente è pesante perché eh, pesante nel senso che per noi è molto importante e ha un valore sotto tutti gli aspetti perché un'apertura di credito, è un atto di fiducia molto importante nei confronti del proponente consci che eh, nel passato vari progetti, come è stato ricordato, insomma, come chi eh, ha seguito i lavori del Consiglio comunale sa, eh, progettualità con simili portate avanti sulla stessa area nel tempo eh, hanno vissuto delle vicissitudini differenti, quindi ci sono stati dei progetti che poi sono stati modificati in corsa e quindi quanto preventivato, diciamo, si è realizzato ma in maniera molto diversa rispetto a quell'antecedente. Quindi, vista l'importanza che per noi ha questo tipo di progetto, vogliamo che venga portato a termine e quindi eh, l'ho detto anche insomma il collega Germano. Lavoreremo in modo tale che il progetto vada a buon fine, il, pro il progetto arrivi fino in fondo, ovviamente vedremo con quali tempistiche, come è stato detto, anche a prescindere da chi sarà il futuro titolare, il futuro concessionario. Eh, ricordiamo anche che insiste su una delle ultime rimaste concessioni ultraventennali che hanno anche un'estensione temporale e dimensionale importante, vedremo quali saranno in futuro le valutazioni della Regione su questo tipo di eh, concessioni e che chiaramente consentiranno di fare dei ragionamenti slegati, visto che la destinazione d'uso eh, per Marra. Eh, come ha ricordato il collega Germano abbiamo anche chiesto un'interlocuzione diretta presso l'assessorato competente in Regione perché un altro elemento che per quanto riguarda il nostro gruppo è pressante e importante è il futuro del Cursal, non vogliamo che eh, frattanto e nelle more diciamo, di questo ITER diventi una sorta di cattedrale nel deserto e non resti una struttura attrattiva a servizio dell'area di Pinete di Riviera. Perciò l'interlocuzione che porteremo avanti, che sviluppa quello che è il rapporto già importante che stiamo sviluppando col demanio regionale in seno ai vari tavoli che si stanno costruendo, cercheremo e faremo in modo in tutte le sedi di portare all'attenzione questa necessità che per l'amministrazione, almeno e soprattutto per quanto riguarda il nostro gruppo, è importante. Quindi vogliamo che il Cursal rimanga in vita al netto della demolizione e ricostruzione che verrà prevista in futuro. Quindi, per quanto mi riguarda, farò tutto quello che è in mio potere per trovare un sistema, uno strumento che consenta il proseguo dell'attività eh, e che quindi, diciamo, quanto è stato presentato e promesso poi venga fondamentalmente realizzato, che è l'auspicio che abbiamo eh, tutti quanti, eh, e poi. Discorso separato sarà quello relativo al futuro di quelle di quei tratti di concessione demaniale gestiti ovviamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia rispetto ai quali cercheremo comunque, fin tanto che ovviamente questa amministrazione sussisterà, anche in base a quelli che sono i progetti del, del programma elettorale predisposto, di eh, fare delle valutazioni pro futuro che eh, vadano poi anche a seguire quelli che sono i principi ispiratori eh, che le normative europee e nazionali predispongono ed impongono. Quindi per noi è un voto molto significativo, molto importante facciamo una forte apertura di fiducia e però lavoreremo e vigileremo affinché tutto venga portato a termine nell'interesse della località utilizzando tutti gli strumenti a disposizione grazie ci sono altri interventi? dall'intervento fatto dal vice sindaco, ma ci sono timori per i quali, visto che l'ha sottolineato plurime volte, che il Cursar non rimanga aperto, perché a me risulta che ha chiuso solo la discoteca. Ma... La no, il Cursal è aperto, non A diamo punto. messaggi. Stasera c'è una eh. cena. Al Cursal, no, però, siccome ecco, no, per cui... ha detto vigilerò che rimanga no, no. la struttura, sì. eccetera, l'ha sottolineato più sì. volte. Io domando, volevo capire, ma no, lei ha notizie che quest'anno non apra? Perché lì c'è una piscina con il bar dove hanno fatto l'anno scorso varie manifestazioni, tra cui anche degli incontri con il messaggero veneto per la presentazione di libri oltre al balolino sì, sì, oltre... cioè voglio dire ci sono aperto. state tutta una serie di cose mi pare che il cursal sia stato sempre aperto salvo la discoteca che con l'apertura dell'albergo è di fatto incompatibile no? perché non puoi far pagare no, a, a, a della gente delle camere e avere un una confusione no, in uscita dalla discoteca e quindi posso immaginare che quella scelta ha reso incompatibile la presenza della discoteca. Ma il Cusa ha funzionato l'anno scorso e no, io non ho riscontri circa un non funzionamento per quest'anno. Quindi non capisco la preoccupazione del vice sindaco. Ecco questo. Sì, io volevo solo rettificare, anzi ratificare, non è una è una precisazione di quello che ho detto so benissimo che lo scorso anno il corso è rimasta struttura fruibile, ha dei problemi di vetustà evidenti, la discoteca ovviamente mi è chiaro che è una destinazione incompatibile con la struttura alberghiera adiacente, è una raccomandazione pro futuro, cioè noi auspichiamo che come è rimasto aperto e fruibile nel corso dell'ultima stagione, ciò prosegue anche nel corso degli anni nelle more della realizzazione degli interventi, quindi vogliamo che resti una struttura attiva, futuro quindi non è stato detto lo scorso anno è rimasta chiusa ecco punto e eh, ci sono vari, vari impegni del concessionario sì sì certo è un auspicio e noi vogliamo che resti aperto punto penso che sia legittimo bene ci sono altri interventi consigliere tegel grazie grazie signor sindaco Ma intanto ringrazio il vice sindaco che così Uh, ci dà uno sprint ulteriore per migliorare quelle che sono le condizioni di gestione del corso così lo, come lo mantengono aperto e come credo lo manterranno aperto anche pro futuro. È evidente che devono tenerlo aperto fino a quando non cominciano i lavori. <ride> Scusate su questo, non credo che ci siano dubbi. Comunque uh, la, la cronistoria, diciamo, che ha fatto anche il eh, il consigliere Fanotto è, è una con, cronistoria vera, per cui progettazioni ce ne sono state, confronti ce ne sono stati, non è stato possibile fare una parte delle, delle, delle terme e poi ci sono state altre conformazioni, fino a che si è giunti a questa uh, valutazione ultima che uh, vede uh, finalmente... In spirito con quello che è anche il nostro programma elettorale, la eh, realizzazione di un importante eh, hotel eh, di qualità, come vediamo già con le 24 camere che sono state realizzate, e quindi di eh, rilancio anche di quella zona, quella zona che anche dobbiamo non dobbiamo dimenticare, con eh, l'apertura di eh, il finale di quell'attività, di quell di eh, discoteca era diventata una zona un po' difficile da gestire anche se ricordiamo perché lì c'erano continui eh, baruffe cose, ubriacature giovani che andavano quindi diciamo che la realizzazione di, eh, di questa di questa di questa struttura migliorerà anche la fruizione di quella che è quella zona quindi eh, non dilungandomi oltre perché su, che, chiedo, cre, credo che sia da tutti presa in considerazione la volontà di portare avanti e quindi di votare questa che è un'operazione urbanistica di cambio di destinazione d'uso e poi si vedrà. Non faccio considerazioni su quelle che sono i retro perché a, a noi proprio non interessa quello faranno la loro gara, quello che devono fare, l'importante è che lì comunque venga garantita, a prescindere dalla loro vittoria sulla gara o meno, questa struttura. Quindi voto favorevole del nostro gruppo. Ok, allora ehm, ringrazio tutti i componenti, perché, tutti i consiglieri, perché credo che avrà un voto unanime questo, questo punto dell'ordine del giorno. E volevo solo anch'io rassicurare il vice sindaco perché quest'anno purtroppo avremo anche la terrazza mare che non sarà, sarà agibile e quindi di conseguenza credo che anche da parte nostra, per tutti coloro che hanno a che fare con eventi, pro, proposte varie, congressi sfilate o rappresentazioni legate anche a, a bambini, perché no. E verranno magari verrà richiesto se c'è la, la possibilità di utilizzare Cursor, quindi secondo me. Tornerà molto utile, sono convinto che rimarrà, rimarrà aperto. Io concordo con quanto detto sia da teghil che eh, da Fanotto: è un percorso che abbiamo fatto insieme perché anche quella volta, anche l'opposizione, noi eravamo in opposizione, abbiamo sostenuto queste iniziative. Quindi stiamo viaggiando su binari paralleli. Mi fa piacere eh, anche del voto che poi sarà espresso, indipendentemente poi da quello che avverrà in futuro. Lignano ha bisogno di queste cose. Continuiamo così? Secondo me siamo sulla strada giusta. Bene. Consigliere Berini. Grazie. Grazie, Sindaco. Buonasera a tutti. E volevo solo fare la dichiarazione di voto anche da parte del gruppo Forza Lignano perché anche noi siamo convinti lo eravamo con l'amministrazione precedente lo siamo ancora anche con questa che gli alberghi a Lignano sono veramente utili. Sono utili perché il continuo giro di turisti può portare solo benessere alla nostra località. E eh, siamo talmente convinti dell'utilità eh, che gli alberghi permangano più a lungo, che in commissione urbanistica abbiamo chiesto che i 30 anni di durata del vincolo alberghiero non parta dal momento della firma della Convenzione ma dal rilasso della agibilità eh, per quanto riguarda la struttura alberghiera. Per cui, diciamo, nel bene o nel male, prolunghiamo di qualche anno comunque il vincolo alberghiero che si fa su quelle strutture. Poi volevo rassicurare anch'io, eh, perché nella delibera assunta poco prima del Consiglio Comunale, abbiamo votato una serie di iniziative che, verano, eh, che verranno fatte al CURSAL le proprie manifestazioni che prima venivano fatte in terra a mare sono state spostate lì e quindi la vita del Cursal continuerà fino al momento in cui come ha detto il consigliere Teghi non verrà buttato giù e quindi voto favorevole ma veramente molto convinti Grazie consigliere Brini ci sono altri interventi Favorevoli Contrari astenuti immediata esecutività favorevoli Contrari, astenuti. Punto 12 all'ordine del giorno, approvazione di modifica vigente al regolamento edilizio, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 69 del 13 luglio 2011. Assessore Iermano. Allora, questo è l'ultimo punto che riguarda appunto tutte le proposte che arrivano dal settore urbanistica edilizia privata. E su questo particolare articolo 51 del regolamento edilizio. E in questi due anni abbiamo ricevuto davvero tantissimi professionisti. Eh, Segretario si assenta il okay. si sì, va via, sì. eh, salutava. Eh. Ecco allora, eh, dicevo all'articolo 61 del regolamento edilizio che mh, hanno chiesto più tecnici e, e più e diversi proponenti. Una um, modifica, una modifica perché impediva diverse, diverse operazioni di riqualificazione appunto del, del settore del, della riqualificazione del, dell'esistente in particolar modo. E a tal riguardo è stato sottoposto anche questo, chiaramente, in Commissione Urbanistica, sono state fatte tutta una serie di proposte. E anche qua io non so se volete eh, che leggiamo la proposta o se leggiamo definitivamente il testo finale, perché alla fine è stato concordato. Io darei per, per questo la parola alla dottoressa Driusso, perché in sostanza eh, è stato trovato l'accordo con tutti, praticamente, erano tutti sono, sono espressi tutti favorevolmente. Quindi, io se non lo volete dare per letto. Diamo per letto? Ok, bene. Se ci sono degli interventi, siamo qua. Una domanda. No? Io non ho partecipato perché ero via alla commissione, diciamo, nella quale è stato discusso eh, la modifica del 51, non del testo. Allora, nella parte finale, l'ultimo coma, il coma 5. Si stabilisce che tutti gli interventi non ricompresi nel Coma 1 quindi nella sostanza, le sanatorie e gli interventi di manutenzione straordinaria non prevedono l'applicazione delle regole di cui al Coma 1 quindi il rispetto dello standard, diciamo no, perché quello ha determinato poi un problema sugli immobili vecchi datati. Però dice frase finale di chiusura purché non determino un peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie io vorrei chiedere che cosa si intende? cioè come viene valutato il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie perché un conto è dire devo rispettare il DM sanità, quello è inderogabile e quindi è chiaro, no? Cioè, dire, però se c'è un margine di discrezionalità, dico non vorrei che quello che abbiamo voluto far uscire dalla finestra, o meglio, dalla porta, rientri dalla finestra. Ecco, tutto qui. Cioè, questa è una mia perplessità interpretativa della frase di chiusura del coma 5. Allora, abbiamo in, in realtà lei ha, nel senso che abbiamo modificato l'articolo in quell'occasione e forse non abbiamo, in effetti, eh, si potrebbe mh, tagliare a quelli, eh, è consentito il mantenimento di valori inferiori a quelli precedenti e togliere a condizione, da condizione in poi. Sì. Nel senso che prima c'era scritto riduce, cioè eh, crea eh, maggiore correttezza, nel senso che prima c'era un'altra, noi avevamo indicato un'altra, era previsto, eh, c'era scritto in precedenza. Quindi si è dimenticata di toglierlo? No? Sì, in commissione l'abbiamo riletto, ma forse non l'abbiamo riletto in maniera definitiva. Il testo è quello che è venuto fuori dalla commissione, quello lì che abbiamo riportato. Eh, in quell'occasione quell l'avevamo modificato tutti insieme, insomma c'è qualcuno presente eh, e non avevamo in effetti valutato quel discorso, questo discorso. Perché il testo iniziale dice, eh, diceva è consentito il mantenimento di valori inferiori a quelli prescritti nei comi precedenti a condizione che non si determini un peggioramento della situazione preesistente. Eh, la riduzione delle dimensioni dei locali preesistenti o la trasformazione d'uso dei singoli locali è comunque possibile purché venga garantito il pieno rispetto delle condizioni previste e di legge. Abbiamo tolto l'ultima parte, ma mh, probabilmente era corretto togliere un ulteriore periodo. In quella... E quindi passiamo da eh, a condizione, mm. Mm. lo stralciamo e la proviamo con modifica. Sì. È, una, è ridondante nella, cioè, eh, non, è, non, ha un, non ha un riferimento a una condizione Secretaria, diversa come Tutti d'accordo no, di stralciare sì. sì 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 Certo oh, due litri, come volete mm. Ma no non serve No, lo leggiamo. No, eh, eh, posso scendere se volete, scrivo l'emendamento, lo stampo e risalgo. No, passiamo, sospendiamo il punto 12, architetto grazie, l'aspettiamo e passiamo al punto 13, istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, adeguamento statuto. Sì, grazie Sindaco, vado brevemente a illustrare il punto eh, di competenza della collega Pasquin che chiaramente questa sera non, non è qui, eh, quindi in corsa lo illustro io. Eh, in buona sostanza l'oggetto della delibera è la proposta di recepimento della modifica dello statuto. Dell'associazione dell Istituzione Musicale Sinfonica del Friuli Venezia Giulia, quindi or FVG Orchestra, a cui diciamo, il comune partecipa in qualità di socio con una quota di 500 euro annui, e a cui è arrivata nel febbraio di quest'anno una nota a protocollo eh, a firma proprio della stessa istituzione musicale che manifestava la necessità di dover adeguare lo statuto dell'associazione, a cui partecipa in larga parte proprio la regione Friuli Venezia Giulia, inviando il nuovo testo. E il parere favorevole è già emesso dalla, dalla, regione, dalla Regione. In buona sostanza, la novità eh, prevede che gli scopi dell'Associazione, ovviamente rimangono invariati, le attività relative idem, eh, visto però l'apporto rilevante della Regione, si legge nella missiva che ci è stata inviata. Il nuovo Statuto prevede all'articolo 14 che la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia diritto a designare un consigliere con funzione di presidente del Consiglio direttivo oltre a un ulteriore consigliere. L'articolo 17, da quel che ho potuto vedere sommariamente, eh, perché i documenti mi sono stati consegnati oggi, esplicita poi tutti i poteri eh, inseriti e collegati a questi due eh, consiglieri che sono previsti e che sono inseriti. Perché essere FVG attiva del 2019 con una partecipazione promiscua a regione e comuni e quindi la, la proposta chiede di recepire la, la modifica di questo statuto. Questo è quanto mi è... dovevo relazionare. So. Sono interventi? Nessun intervento? La mettiamo ai voti. Favorevoli? Il 13. Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, io sospendo 5 minuti in attesa dell'architetto Driusso. Sono le tartarughe, non fatemi vedere quando le fate fuori. Ma non sarà fatto. Allora, l'emendamento recita, per garantire certezza nell'interpretazione della norma, si propone di stralciare dall'articolo 51,5 le parole, a condizione che non si determini un peggioramento nella situazione preesistente sotto il profilo igienico-sanitario. Lo firmiamo. Sì, sì, lo firmiamo tutti? Sì, sì. Oh. Ecco, grazie. Apposta la firma dei capigruppo, chiedo di mettere in votazione l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? E mettiamo in votazione il punto 12, l'approvazione di modifica al vigente regolamento edilizio con emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Dichiaro chiuso la seduta del Consiglio. Buona serata a tutti quanti e buon fine settimana.